Buongiorno a tutti, Alex GT è molto curioso di sentire l'eurodeputato Gozzi, allora salutiamolo intanto, l'onorevole eurodeputato eletto nella circoscrizione francese, ma già sottosegretario e due volte in Italia, Sandro Gozzi, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno, grazie davvero di essere qui, noi abbiamo voglia di parlare con personaggi autorevoli anche del mondo politico, meglio se allargando un po' il respiro per le tante questioni che riguardano la Juve e non solo, e abbiamo scelto un panel d'eccezione, Alessandro Tabaglione, SKTG24, ciao Alessandro. Ciao Massimo, buon pomeriggio a tutti. Il nostro gancio e amico da Palazzo Chigi, Gianluca Garro. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao a tutti i Giuseppe nostri Alberto ascoltatori. Falci. Giuseppe Alberto Falci del Corriere della Sera, ciao Giuseppe. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, i temi sono tanti. Poco fa intanto ha parlato il presidente De Laurentiis. Io ho scritto anche un tweet perché veramente è insopportabile il clima. Magari ci parlerà anche di questo poi Sandro Gozzi, visto allargando un po' la visuale rispetto alla nostra. Il presidente che sta vincendo lo scudetto oggi dice: l'avrei vinto prima se certe cose non fossero andate così. Il mio è lo scudetto e l'onestà. Mamma mia, che noia mortale, mentre tutti qua siamo a fare i complimenti al Napoli. Non so se già su questo vuoi fare un'introduzione. Sandro, ci chiameremo così, onorevole Sandro, come capita, è un po' informale qui. Sandro, ma no, non ero al corrente di questa dichiarazione di De Laurentiis, il quale si è abituato anche in passato a fare delle dichiarazioni un po' strampalate. Io credo che dovremmo fare complimenti al Napoli per la vittoria e anche complimenti a De Laurentiis, anche perché gli capita ogni non so quanti anni, quindi che se lo godano. Sembra che l'ultima volta era 30 anni fa. E questa storia, ci ritorniamo magari, questa storia dell'onestà, questi pregiudizi, questa moda che c'è in Italia di sempre tirare addosso qualsiasi cosa contro un'eccellenza mondiale come la Juve, è un problema per l'Italia, non è un problema per la Juve. Cioè il fatto che ci sia una grande eccellenza di questo genere e che da 30 anni, da più di 30 anni si cerca di distruggerla anziché di promuovere altre eccellenze di questo tipo, io penso che sia molto più un problema degli altri che nostro. Sono d'accordo con questa Mi introduzione, vedo già viene, Alessandro. Massimo, Sì, allora infatti. mi viene in mente un vecchio detto che girava spesso nei palazzi della politica, ha detto: stai attento a essere troppo puro perché poi arriva sempre qualcuno più puro di te che ti epura, si diceva così all'interno dei palazzi della politica. Questo è un'arma a doppio taglio, questo continuo richiamo all'onestà, 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 insomma. Secondo me è un'arma a doppio taglio in un paese o in un contesto nel quale ci fosse una stampa o dei media altrettanto rigorosi con tutte le eccellenze, le squadre, se parliamo di calcio, le parti politiche, se parla di politica, quando poi diventa, diciamo, un attacco frontale a una e l'altrove si dice, boh, vedremo più avanti, forse una procura, forse lì, forse là, con tutti altri toni, diventa magari un'arma vincente per forza perché c'è l'accompagnamento di gran parte del sistema mediatico, ma questo lo chiederemo a Sandro Gozzi bene il suo pensiero. Io voglio chiedere, intanto farei, siccome abbiamo tanti bravi giornalisti e non, ma esperti di comunicazione anche come Gianluca, vi inviterei a affrontare tutti i temi. Io devo dire, per tutti quelli che seguono il mondo Juve da vicino queste questioni, che Sandro Gozzi recentemente, a parte che si espone su Twitter, anche per questo è un piacere, si espone senza offendere ovviamente mai le altre realtà, ma si espone e sono pochi. Sandro, te lo dico, sono pochi purtroppo. Se io conosco tanti esponenti anche del mondo politico, chi ama esporsi non è in maggioranza, diciamo così, sulla Juventus. Ma al di là di questo, si è esposto recentemente con gli amici di juventinovero.com. Sapete, noi siamo sempre insieme, anche se siamo gruppi diversi, ci interessa solo il bene della Juve, dove ha parlato di alcuni temi di cui lo faremo riparlare oggi: UEFA, monopoli, Superlega, giustizia, media e tanto altro, e anche su tutto sport. Questo lo dico per chi volesse leggere qualcosa. Qualche sua intervista recente scritta la trovate su Juventino Vero e su Tutto Sport. Gianluca, io ti direi per primo, se volete, i temi sono tantissimi, scegliete voi a dove partire e scegliete voi. Gianluca, Alessandro e Giuseppe. Ma guarda, intanto ti dico su De Laurentiis la mia, cioè se parlassimo di politica, De Laurentiis oggi ha voluto compattare il suo elettorato, così. Ogni tanto lo fanno i leader politici, no? Che di solito cercano magari voti che non hanno, però ci sono dei momenti in cui cercano i voti che già hanno per non perderli. E io penso che diciamo, la brutta domenica vissuta dal popolo napoletano, che diciamo, è stato beffato dalla prodezza di Dia,
dopo quella domenica ci voleva una cosa che rinfrancasse il tifo più forte e più duro, e lui ha fatto così, ha detto così, è questo che vuoi fare. No, io diciamo sfrutterei la presenza di Sandro. Per me è un'emozione avere Sandro qui e parlare con Sandro presente. Lui lo sa perché insomma siamo amici da tanti anni, sono veramente veramente emozionato. Comunque, detto questo, no, io diciamo andrei subito nel caldo, Massimo, diciamo e chiedere a Sandro cosa si immagina, perché in questo momento mi sembra che dopo che ci hanno ridato, diciamo, per adesso sì, ci hanno ridato questi 15 punti e diciamo viviamo un po' tutti così sospesi, no? Cioè la situazione mi sembra un po' bloccata, mi sembra una situazione almeno al momento bloccata. Chiaramente tutti dicono, oggi ho sentito, scusatemi se lo cito, però Pruzzo su Radio dire: ah, so che quando parla quello io un pochettino mi spaventa sempre un po', perché dice, allora penso che magari effettivamente dall'inizio dell'estate, diciamo, noi ritorneremo. Ecco, come diciamo come la vedete, come si può sbloccare questo stallo e diciamo se diciamo posso dire vi va di fare anche delle previsioni, cioè delle previsioni su quello che farà la società e quello che dovrebbe fare. Secondo me, io ho paura, caro Massimo, ma anche caro Sandro, cari tutti, che la società stia seriamente pensando al pedaggiamento. Però detto questo, quale potrebbe essere la reazione di quei poteri che veramente hanno fatto partire questa diciamo questa campagna? Questo lo dico per me, contro la Juve, cioè che sono in Svizzera, magari. Non lo so, come potrebbero essere le reazioni, magari Sandro, a un atteggiamento della Juve? Come va a finire, secondo te? Dura da un po' troppo questo tenerci un po' sotto schiaffo da 6 mesi, i punti, non i punti. La tua impressione sul processo? Sul processo è veramente molto complicato per me esprimermi. Io partirei dalle considerazioni che facevate prima e poi arrivo anche a rispondere alla domanda di contribuire un po' alla domanda di Gianluca. Il primo è la moda totalmente anti-juventina. Io so benissimo di essermi di sfidare l'impopolarità avendo fatto alcune uscite, tra l'altro uscite dal mio punto di vista, che è quello europeo, su cui torneremo e su cui sono assolutamente convinto di quello che ho detto. Per essere popolari in Italia oggi bisogna parlare male della Juve. Questo, diciamo, per rispondere a te, Massimo, rispetto anche ad altri miei colleghi che dicevi non si espongono. A me sembra che, ma su questo Alessandro e Giuseppe certamente sono più qualificati di me, io lo dico da lettore, mi sembra che la stampa italiana intuppi molto il pane nella retorica anti-Juve, anti-juventina, e da lettore mi sembra che alle altre squadre si facciano molti sconti, diciamo saldi di fine stagione tutto l'anno, e alla Juve non si faccia alcuno sconto. E lo vedo anche nei dibattiti, nelle polemiche. Ho visto le dichiarazioni di Mourinho, ci ha abituato, ma anche di Simone Inzaghi rispetto a presunti errori arbitrali. Cosa avrebbero detto Mourinho e Inzaghi se l'errore che è stato fatto in Juve Salernitana del VAR fosse stato fatto alla Roma o all'Inter? Cioè sarebbero immolati nella pubblica piazza. Cioè, da una parte c'è un contesto in cui... Sandro, quale sarebbe stata la reazione della stampa? Esattamente, quale sarebbe stata la reazione? Esattamente, questo volevo dire. Quale sarebbe stata la reazione della stampa? Perché appunto mi sembra che ci siano due pesi, due misure. Devo dire che la fede juventina rimane, perché non so se avete questa cifra, nel weekend di aprile è stato raggiunto il record assoluto di visita al Juventus Museum, state 3.800 visite in un giorno, nell'anno più difficile della Juve e in un contesto molto complicato. Quindi credo che, tra l'altro, questa strategia, per riprendere Gianluca, all'inverso consolidi le truppe bianconere, cioè la coesione dei tifosi mi sembra che sia aumentata. Sul processo per me è molto difficile fare previsioni e non è opportuno che io le faccia. Credo che vada avanti e che saranno altre sorprese o altre, non sia assolutamente finita qua, neppure anche rispetto, credo,
alla classifica, ma mi fermo qui sul caso specifico perché non sarebbe opportuno, prima non ho informazioni, poi non sarebbe opportuno che lo facessi. Vorrei però ribadire invece un altro aspetto di questa vicenda anche della giustizia sportiva rispetto alla Juve, che credo che mai come in questa occasione sia evidente a tutti come la giustizia sportiva italiana non funzioni, come la giustizia sportiva italiana abbia bisogno di una profonda riforma, perché è un sistema che ancora di più della giustizia ordinaria, che già insomma qualche problema a ogni italiano che debba entrare in tribunale lo dà, ma la giustizia sportiva non assicura certezza del diritto, e il fatto che siamo qui a chiederci ancora cosa succederà e vuol dire che è un sistema che non è in grado di assicurare certezza del diritto. Non assicura una tempistica adeguata allo sport, perché anche qui il fatto che voi mi chiediate forse in estate avremo la decisione finale a campionato finito, vuol dire che anche dal punto di vista della tempistica non funziona, non riesce a decidere nei tempi necessari e crea troppe incomprensioni per i tifosi, per gli atleti, per lo stadio di calcio. Quindi credo che sarebbe opportuno che in questo caso la politica, in questo caso a partire dal governo e dal ministro Abodi, intraprendano finalmente una riforma della giustizia sportiva, anche perché il calcio è un grande fenomeno sociale, però saremmo ipocriti se non dicessimo che ha anche una grande realtà economica, e una grande realtà economica non la puoi gestire con una giustizia così così difettosa, insomma, che ha così tanti difetti e che è del tutto inadeguata sia rispetto alla società sia rispetto al mondo economico che il calcio rappresenta. Sono d'accordo su quasi tutti questi punti. Alessandro, Giuseppe, poi c'ho già varie osservazioni da fare. Alessandro, facciamo un primo giro però. Io innanzitutto trovo tanta verità in quello che dice l'onorevole Gozzi, perché io in questo momento, in questi giorni, in queste settimane mi sento ancora più orgoglioso di essere juventino, perché con tutto quello che stiamo passando stiamo dimostrando davvero che c'è un nocciolo inscalfibile nella dignità del tifoso e della squadra juventina che nessuno ci potrà portare via, a prescindere da tutto quello che faranno. Perché io ricordo bene l'ipocrisia di tanti allenatori che quando, o anche di un sistema, che quando le cose vanno nel verso giusto non si deve parlare di arbitri, per carità, quando al primo errore, al secondo errore sono lì a piangere, a lamentarsi, smentendo tutto quello che avevano detto prima. Noi sostanzialmente, fortunatamente direi, abbiamo un altro DNA e lo confermiamo anche in questo momento così difficile. La seconda cosa è che un uccellino all'interno del CONI mi ha detto che c'è un grande lavoro politico. Questa è una situazione che si risolve a livello politico. Ed è in questo momento che stanno lavorando, cioè quando c'è il massimo silenzio, che si sta cercando di trovare una soluzione. Massimo, Alessandro, detto... è molto meglio di me quello che volevo dire io. Era questo. Diciamo, questa manovra politica a cosa ci può, cioè, che si intravede, a cosa ci può quello portare? Adesso lo scopriremo, non abbiamo la sfera di cristallo, però ecco, questi sono giorni molto caldi anche se silenziosi, questo ve lo posso dire. L'ultima cosa che voglio dire è che però questo non deve farci creare, proprio perché siamo juventini, l'alibi su tutto quello che succede in campo. Perché poi un conto è quello che succede a stracampo, che naturalmente ha il suo riflesso, ma io, proprio perché amo la Juventus, non voglio dimenticare, non mi voglio rassegnare alla mediocrità. Perché il pericolo che vedo è che molti si stiano rassegnando all'essere mediocri. Ecco, io questo non lo posso accettare. Sandro, vuoi commentare anche questo, passando un attimo anche tra campo e realtà? Tra campo. Ma sono d'accordissimo con Alessandro Tavaglione, perché noi dobbiamo difenderci e fare valere le nostre ragioni, e se quello che Alessandro ci dice sta accadendo, credo che sia assolutamente opportuno, perché è evidente che c'è un sistema che deve essere
riaggiustato, non è la questione di una decisione specifica nella fattispecie, è la questione di un sistema più ampio, e quindi cerchiamo, no, ex malo bonum, da un problema e da degli errori cerchiamo di trarre beneficio per riformare il sistema. Quindi bene, questo non vuol dire che in aprile la Juventus abbia fatto schifo, cioè che il primo tempo di Inter-Juve sia stato inguardabile, che io da sostenitore di Allegri, se non altro perché è corporate, cioè è sempre dalla parte, non ho capito perché, ma ci mancava che mettesse 10 difensori, non so, poteva mettere anche Pinsoglio e Perin dentro, e altri 7 difensori. Come si fa ad andare in semifinale a Milano con l'Inter inventandosi Chiesa, Fasto Nueve? Cioè, io sono delle cose che non capisco. E credo che l'aprile i nostri ragazzi abbiano veramente fatto schifo, e spero che in maggio giochino meglio, perché ovviamente noi siamo esigenti con i principi, ma siamo anche esigenti con i risultati. E i risultati non stanno arrivando in maniera, tra l'altro, un po' paradossale, perché io pensavo che il più 15, anche se magari parzialmente temporaneo, ma comunque il fatto di essere ritornati dove il campo ci ha portato doveva dare spinta. E invece mi sembra che abbia avuto un effetto negativo dal punto di vista della grinta, del ritmo. E poi ci vuole più precisione, ci vuole più precisione. Non puoi creare quattro occasioni come in Bologna-Juventus e fare quattro errori come hanno fatto Hiding, Sulè, Locatelli e Fagioli. anche. No, è Fagioli pure. Fagioli, ecco, grazie. E Fagioli. Anche se dispiace di dover criticare dei ragazzi che forse sono stati. Cioè, anche su questo, a Bologna io ho rivisto finalmente l'Allegri che azzeccava i cambi. Perché noi non pareggiavamo se Ealing non entrava al posto di Kostic. Quindi lì, però non c'è la precisione, non c'è la cattiveria che la Juve deve pretendere dai suoi giocatori. Questo non c'è dubbio, io credo, Ale, essendo qua, come sai spesso, che non ci sia il rischio di dimenticarsi come sta giocando la Juve, è un tema. Anzi, ti posso dire che oggi qualcun altro mi ha detto: ma voi parlate tutto il giorno di Allegri, avete capito cosa ci sta succedendo intorno? Siamo divisi su tutto, anche su questo, parlare di più di campo, di meno di campo, non lo sappiamo, non sappiamo più di che parlare. Giuseppe Alberto Falci, diccelo tu di che parlare. No, io dico due cose, vorrei fare una domanda all'onorevole Gozzi e poi dico, aggiungo una riflessione. Riflessione rispetto al rapporto stampa-Juventus, sta succedendo un po' quello che è successo negli anni del fenomeno della casta, cioè facendo un parallelo politico, noi Alessandro lo sa bene. Gli anni che sono andati dal 2006 al 2012, che poi hanno portato alla vittoria del grillismo, sono stati quelli nei quali noi giornalisti, in primis il mio giornale, io all'epoca non c'ero ancora nello schermo per il Corriere della Sera, abbiamo sposato questa causa che poi ha portato a cosa? Ha portato Pure all'abolizione delle ora, province, pure ora state sposando. al taglio dei parlamentari. Adesso mi sembra che, dopo, a distanza di quasi 20 anni, ci siamo pentiti di tutto quello che è stato fatto, e si reintroducono le province, ci si rende conto che il taglio dei parlamentari poi alla fine complica, no, l'iter legislativo. Parentesi politica a parte, la domanda che faccio all'onorevole Gozzi è la seguente: qual è il clima che si respira, qual è il sentiment che si respira in Europa su quello che sta succedendo nel mondo Juve, in Italia, sul caso Juve? Perché l'altro giorno Cruciani diceva una cosa rispetto alle plusvalenze: ma com'è possibile che in nessuna procura d'Europa ci si occupa delle plusvalenze, invece le procure d'Italia si occupano anche di plusvalenze e soprattutto di plusvalenze relative alla Juventus? Una bella domanda. Rispetto, si parlava di 2006 e insomma, del passato recente e di quello che sta accadendo ora. Io vorrei fare un commento sia, diciamo, in chiave italiana che in Certo. chiave europea. In chiave italiana, io credo che, insomma,
insomma, quel servizio, noi sapevamo già tante cose, ma quel servizio di report rispetto al 2006 ha rivelato delle cose assolutamente pazzesche. Cioè, che quantomeno le responsabilità uniche della Juve, diciamo così, quantomeno sono state ampiamente esagerate. Diciamo che quantomeno Moggi era uno dei tanti, non era l'unico. Mi sembra che questa verità tardiva, molto tardiva, perché tanto ormai si è prescritto tutto, sia in parte emersa con report. A me, insomma, sono dei passaggi che ho visto in cui Carraro diceva che ma dati i torti subiti era giusto essere un po' più attenti rispetto a una squadra, nel caso della Fiorentina poteva essere qualsiasi altra squadra. Cioè, ragazzi, è evidente che quindi c'era un sistema in cui si è identificato un unico colpevole, un unico responsabile, un unico capro espiatorio, in questo caso bianco-nero. Però io credo che quelle decisioni del 2006, all'inizio del populismo politico di cui parlava Giuseppe, siano una decisione gravissima. Passo all'anima sua, ma Rossi è stato di una parzialità tremenda, e gli scudetti si dicono perché alcuni anche miei e vostri colleghi, parlo a Alessandro e Giuseppe, si inalberano perché diciamo 38 scudetti, ma io dico 38 scudetti e lo sottolineo 4 volte dopo aver visto report, perché ho fatto questa introduzione del passato, perché io non vorrei che nel 2023 ci ritrovassimo in una situazione, parlando ad esempio delle plusvalenze italiane e europee, in una situazione simile al 2006, in cui c'è un sistema, c'è un'assenza di regole, perché non c'è una regola precisa che definisce come determinare le valenze o le plusvalenze, però c'è un clima che porta a individuare un colpevole, un capro espiatorio. Vorrei che nel 2040 ci accorgessimo che quello che è stato fatto nel 2023 non era pienamente corretto, non era in parte, perché quello che sta succedendo adesso nel 2023 rispetto al 2006 è esattamente questo. Dal punto di vista europeo bisogna distinguere, innanzitutto bisogna distinguere quello che si dice apertamente e quello che si dice dietro le quinte. Apertamente nessuno ha il coraggio, tranne qualche kamikaze come il sottoscritto, di dire che cosa sta facendo Ceferi nella UEFA. Ma è evidente che magicamente le questioni italiane sono di grande interesse e sembrano strettamente legate alle decisioni che si devono prendere a Nyon e in Svizzera. E poi ci sono dei messaggi che passano attraverso un quotidiano rosa in Italia, e attraverso quel quotidiano rosa arrivano le veline di Nyon e arrivano le veline della UEFA, in cui basta leggerlo. E questo, quindi, dietro le quinte tutti dicono, molti dicono che c'è bisogno anche a livello europeo di una riforma del calcio. Quindi dietro le quinte dicono che effettivamente sono vari aspetti legati un po', che sono simili a quelli di cui parlavo per la giustizia sportiva italiana, cioè questioni legate alla trasparenza dei processi, alla questione dei conflitti di interesse, alla questione di legare sanzioni a norme più definite, perché non si possono legare sanzioni anche importanti a livello di finanze o a livello sportivo, come togliere i punti, unicamente a dei principi. Bisogna elaborare delle norme specifiche, cioè il principio della lealtà sportiva, che viene utilizzato in maniera molto estensiva adesso anche nel caso Juve, o legato anche alle plusvalenze. Bisogna elaborare delle norme, dato che l'attività del calcio come attività economica anche si sta sviluppando, si sta complicando, occorre una regolamentazione di tipo diverso. Non mi sembra che la UEFA lo voglia fare, e credo che questo sia un altro grosso problema, perché è chiaro che dobbiamo anche adattare le regole alla nuova realtà economica e globale del calcio. Ora ci andiamo su questo, andiamo sul discorso UEFA, prima per chiosare io
Su questo, Sandro, io ti chiedo sui processi, fai bene a non dire troppo, perché io personalmente sono avvocato e non giornalista e credo sia corretto, ho criticato chiunque si sia espresso troppo, soprattutto le istituzioni. Da novembre-dicembre a Bodi, Gravina, ogni 2 giorni dicevano semmai si può morire, risalire, semmai no, si dice aspettiamo i processi e vediamo, invece secondo me hanno accompagnato. Quindi io apprezzo questa presa di posizione, capisco l'obiezione di Giuseppe Falci che riportava Cruciani, sono processi un po' anomali su temi che stanno appassionando gli italiani di plusvalenze, di stipendi annotati in bilancio l'anno successivo, invece sembra che stiamo parlando, non so, di una corruzione in flagranza di reato dell'arbitro, come... però questo è il mood creato. Però sono d'accordo con te, invece io credo che una piccola sentenza noi possiamo già darla, chiosando sul discorso giustizia, media, Juventus. Troppe, Sandro, troppe intercettazioni emerse prima del dovuto, troppe intercettazioni, a mio parere, irrilevanti. Ovviamente saranno rilevanti per la procura, ma lo stesso GIP, la parte plusvalenze, l'ha ritenuta meno importante. Troppo clima creato da 6 mesi sui giornali, si arriva a quel giorno in cui, se ti assolvono, sei il delinquente che ha fatto assolvere quasi il pedofilo. Ora dico una cosa senza... Però per far capire, no? Cioè, si arriva a quel mood, quel sentimento popolare, come lo chiamavano i juventini, quel sentimento popolare in cui non puoi più, oppure sei un connivente. Allora io ti chiedo, c'è questa maxi discussione in Italia, tanti avvocati vengono da noi a dire non si dovrebbe, fino all'udienza preliminare, pubblicare, fare così. Qualcun altro dice ma sì, dopo che le intercettazioni sono a conoscenza delle parti. La verità, Sandro, tu hai già criticato la giustizia sportiva, è che al momento la giustizia sportiva sostanzialmente decide sugli atti della procura e su una memoria che ritaglia, che sappiamo cosa fa, sceglie, ritaglia e tutto, e su una memoria difensiva più 10 minuti di discorso di chi si difende. Ti chiedo nell'insieme, giustizia sportiva, i media come l'hanno creata, cioè, ma si può arrivare a un processo in queste condizioni? Forse è una domanda retorica, però per me è una domanda basilare questa. La risposta è no, non si dovrebbe. Purtroppo in Italia accade spesso e non accade solo nel mondo dello sport. Quindi fai andare un po' oltre il mondo dello sport. Vai, vai. L'Italia è il paese in cui i tribunali sono i tribunali del popolo, dei social media o dei media, in cui quando scoppia un, tra virgolette, supposto scandalo, ti sbattono in prima pagina. Poi, anche se quello era un teorema privo di qualsiasi elemento fattuale, come tante archiviazioni in Italia concludono, c'era un fatto che non era reato, non c'era proprio il fatto, c'era solo il teorema, però ti mettono in un trafiletto a pagina 36 del quotidiano. Questo accade, questa è una questione che accade per tutti gli italiani. Il problema delle intercettazioni, degli abusi delle intercettazioni, è un problema che non riguarda solo la Juve, riguarda tutti gli italiani. È evidente che quando si parla di calcio e quando si parla di Juve, tutto questo viene ingigantito in una maniera esponenziale e tra l'altro si sdogana tutto. Cioè, nel parlare di queste cose e nel dibattere del processo contro la Juve o del fatto è un illecito sportivo, eccetera, poi si sdogana tutto. Una cosa che io vorrei dirvi perché continua a. Guardate, ci penso da varie settimane perché non riesco a ritrovarla in altri paesi, almeno non mi sembra. È come in questi mesi sia stata sdoganata la parola odio. Noi abbiamo ascoltato un PM Santariello, Santoriello, Santoriello, Santoriello. che tranquillamente lui in un dibattito pubblico, perché era pubblico, era su un podio mentre parlava, diceva: io odio la Juve. Poi ho sentito un ex campione del mondo che almeno dovrebbe pensare che mentre Santoriello non lo conosce nessuno, Materazzi lo conoscono tutti, anche in Francia, vi assicuro, visto che quello che è successo con Zidane, che se, tranquillamente dice: io sportivamente odio la Juve. In un ossimoro, lui non, probabilmente non, ossimoro è una parola grossa, ma un ossimoro, perché sportivamente odio è un ossimoro. L'odio non può entrare nello sport. Quindi tu non puoi odiare sportivamente. Tu non devi odiare se sei un campione del mondo. Se tu fai dello sport, sei un modello. In Italia odio, odio, odio. Allora,
quando si parla tra persone, magari che non la pensano allo stesso modo, ma civili come noi oggi o come potremmo fare con nostri colleghi di altre squadre, allora si capisce che si mantiene un certo limite. Però in Italia sono anche degli imbecilli come quelli all'Eur che hanno mandato all'ospedale un ragazzino perché aveva la maglia della Juve 3 settimane fa. Allora io vi dico, ma attenzione a usare in maniera del tutto improprio una parola come odio quando si parla dello sport. E io da un ex campione del mondo mi ha veramente sorpreso, perché io mi aspetto, al di là di Juve, Inter, Roma, Lazio, quando sei un modello e se sei campione del mondo sei un modello, devi pensare a quello che dici, ma conta molto di più quello che dice lui, quello che dico io. E quindi Sandro, dobbiamo... è la stessa, questo è quello che dici tu, è lo stesso clima, è lo stesso, diciamo, terreno che poi permette a delle tifoserie di offendere, infangare la memoria dei morti all'Eisel senza che nessuno lo percepisca come qualcosa di immondo, di bestiale. È perché così. Assolutamente va punito qualsiasi rigurgito razzista che entra dentro uno stadio. E io sono felice, ritorno al tema dell'orgoglio, che la Juve sia una società che collabora in maniera attiva per l'individuazione di questi soggetti e l'allontanamento dallo stadio. Ma offendere la memoria di 39 morti continuamente, e io li ho sentiti in tanti stadi, in tante volte, addirittura noi tifosi juventini lo percepiamo come qualcosa che dobbiamo subire e basta. Ma perché? Ma perché dobbiamo rassegnarci a questo? Non è giusto. E questo clima è quello che permette a, secondo me, con un legame sbagliato che si crea, di sdoganare quella parola odio nei confronti di una squadra sportiva. Sandro, completo la domanda di Alessandro su un tema che è molto caro qua nei nostri dibattiti. Ti aspetteresti, vorresti una Juventus più presente a livello di comunicati o di comunicazione? Lo stavo per chiedere. Esatto, o pensi che nel momento, almeno in questo momento, sia bene tenere un profilo più... Qual è il tuo, da tifoso, da politico, da comunicatore? Scegli tu in quale veste risponderci. Ma questo sono molto più qualificate a rispondere Alessandro e Giuseppe. Io credo che, sinceramente, vista la situazione, la Juve uno sforzo in più nella comunicazione, non solo adesso, ma in generale negli ultimi anni avrebbe dovuto farlo. Cioè, vista la tendenza, diciamo, visto che ci sono dei giornali che sono apoliticamente contro la Juve, e non da oggi, io credo che poteva essere fatto un lavoro di comunicazione, di contatti, di stabilire un dialogo con i giornalisti, con la stampa. E non sono sicuro sia stato fatto. Credo che su questo magari c'è materia per da riflessione e magari per fare diversamente. Ci sta. Per me, Massimo, vai Gianluca. È sempre stato uno stile. Questo non è tanto un fatto che loro non attaccano o stanno fermi, è proprio lo stile comunicativo della Juve degli ultimi anni. E penso che questo stile, in questo momento, a questo stile, cioè, va cambiato. Bisogna fare qualcosa di diverso adesso, perché non siamo più nella stessa situazione degli anni in cui vincevamo gli scudetti. Siamo in una situazione molto diversa e soprattutto siamo attaccati non sul campo. È questo che, diciamo, io penso che ci possa essere anche un cambio, non dico di persone, ma comunque di politica comunicativa. Ci vedremo un po' questo. Questo è un tema che ci interessa, che ci interessa moltissimo, e adesso io direi di andare un po' sull'UEFA, perché Sandro potrà stare con noi circa un altro quarto d'ora. Io avevo una domanda subito. Vai su questo nuovo tema, Gianluca? Sì, noi ormai abbiamo telepatia, Massimo. Vai Gianluca, vai, andiamo su quel tema. Sì, volevo fare un passo superiore, cioè ci troviamo in una situazione in cui per una volta quelle difficoltà che abbiamo in Italia, che Sandro ha ben raccontato, succedono anche in Europa per via dello scontro sulla Superlega tra Ceferi e Agnelli e gli altri presidenti che volevano la Superlega. Allora, quello che mi chiedono,
a livello anche politico, istituzionale, questo potere così particolare di Čeferin sull'UEFA è come visto a livello politico istituzionale? Perché la UEFA è sempre stata così, però lo stile di Čeferin è uno stile ancor più padronale, e non solo il suo, quello di altri potenti presidenti di federazioni, che penso a quello albanese, penso al turco, insomma ci sono diversi personaggi intorno a Čeferin che stanno portando avanti la UEFA in un modo che prima non, diciamo, non riscontravamo. E poi, diciamo, questa graniticità del sistema UEFA, che non ha tollerato una situazione particolare come poteva essere quella della Superlega, che negli altri sport c'è, nel basket c'è e va fortissimo, è, diciamo, può essere scalfita nel prossimo periodo, Sandro? Aspetta, scusa, hai rimutato perché c'era un ritorno, vai pure. Posto che non sta a me giudicare come il calcio europeo dovrebbe organizzarsi, devono fare la Superlega, non devono farla, tre Champions League, però è evidente che oggi nella UEFA c'è un problema, come dicevo prima, di trasparenza interno rilevante. A me non è molto chiaro quali sono i metodi con cui gestiscono e valutano i potenziali conflitti di interesse, perché mi sembra che oggi nella persona di alcune dirigenti che hanno posizioni apicali in giro per l'Europa ci siano evidenti conflitti di interesse, e credo anche che Čeferin abbia commesso un grosso errore nel dare l'impressione di continuare a fare una battaglia personale, un regolamento di conti rispetto alla Superlega, rispetto a Andrea Agnelli, rispetto a Florentino Perez, rispetto ad altri, al Barça, eccetera. Credo che questo, da qualcuno che è in un ruolo così importante come la presidenta dell'UEFA, sia un grave errore. È stato rieletto, spero che voglia girare pagine il prima possibile, perché questo è veramente stato un gravissimo errore da parte di Čeferin. E poi rispetto alla questioni delle regole europee, evidente, ci sono tantissime criticità rispetto alla UEFA. La UEFA è un monopolio e la UEFA è in posizione dominante rispetto a un'attività, il calcio, che è sia attività sociale che attività economica. Il problema in Europa non è tanto la posizione dominante, è l'abuso che ne fai. Io sono convinto che l'UEFA stia abusando della sua posizione dominante. Sta abusando della posizione dominante perché non ha stabilito dei principi, dei criteri chiari, alla luce dei quali, se noi volessimo organizzare una nuova competizione, noi dovremmo poterlo fare. Perché questo è una violazione del libero mercato e della libera concorrenza. Quindi il fatto che da una parte sia una posizione dominante e dall'altra non stabilisca in maniera chiara i principi, le modalità, le regole da seguire per organizzare altre competizioni, questo secondo me è un problema anche di violazione, nella mia analisi, del diritto dell'Unione Europea. Poi c'è l'altro aspetto sociale. Noi abbiamo un obiettivo in Europa di fare, diciamo, di tutelare e promuovere il modello europeo dello sport. Il modello europeo dello sport è un modello basato sul merito, basato sulla solidarietà, basato sulle iniziative per usare lo sport come fattore di coesione sociale, soprattutto per i giovani, di integrazione sociale, e basato anche sul fatto che i club professionistici devono sostenere anche finanziariamente i club più piccoli e non professionistici, la famosa piramide, no, del calcio, dello sport, di cui tanto si parla. La UEFA ancora non mi ha dimostrato che la UEFA è l'unico soggetto in grado di garantire questi principi del modello europeo dello sport. E chi l'ha detto che altre iniziative, può essere la Superlega, può essere un altro campionato, non siano altrettanto efficaci nell'aiutare i club di dilettanti, nell'aiutare l'integrazione sociale, nel fare iniziative per i giovani? Su tutto questo la UEFA deve dare delle risposte, e alcune di queste risposte le verranno presto, perché guardate, ci sono quattro casi. In Italia ovviamente si parla molto del caso Superlega, ma sono quattro i casi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dovrà decidere prossimamente. Uno è la Superlega, l'altro è la questione dei vivai, sollevata
sollevata in Lussemburgo, la terza è un caso che riguarda Anversa e la quarta è un caso che riguarda una società di calcio lussemburghese, Swift. Da queste quattro decisioni può venire una riforma minima o importante del calcio europeo. Secondo me è difficile che la Corte europea possa accettare e diciamo sancire la piena legittimità dello status quo. Poi quanto vorrà cambiare non lo so, darà in mano a chi vuole fare un altro campionato una Ferrari o gli dà in mano una 500? Io questo non lo so e lo sanno solo i giudici, ma io credo che siamo di fronte a un cambiamento possibile molto importante, per non parlare poi della debolezza della UEFA nel gestire le questioni del fair play finanziario, su cui veramente lì due pesi, due misure, e su cui è evidente che il principio è dobbiamo fare in modo che un club si sostenga con i propri redditi, non con iniezioni di liquidità dalla penisola arabica o dalla Russia. Perché se io in Italia, come Italia, non posso aiutare una società di calcio e invece un fondo internazionale, ma in realtà sovrano, di un paese della penisola arabica o russo, può coprire le perdite del club nella Premier League, voi capite che siamo di fronte a un squilibrio enorme. Quello che sono aiuti di Stato vietati in Unione Europea diventa uno strumento per coprire delle perdite di paesi che appunto sono sostenuti dall'esterno. Vi dico solo questo, ma potrei continuare, potrei andare avanti moltissimo. Tutto questo l'UEFA deve finalmente affrontarlo, non fare finta che non esista. No, è molto interessante per noi questo. Io sto per dare parola ad Alessandro e a Giuseppe. Se mi permettete, leggo dal volo due o tre messaggi. Uno, Boniek, vicepresidente UEFA, si lascia andare ipotesi di penalizzazione. È molto grave. Se il vicepresidente dell'UEFA, come dire, aspetta, ci vuole calma. Negli USA voi potreste creare una nuova lega di basket, noi cinque qua, senza ripercussioni. Juventino a Parì, che salutava sin da prima l'onorevole Gozzi, mi dice che è riuscito ad avere uno scambio con lui, lo salutiamo anche noi. Avrei una domanda, ci sono diverse forze in gioco, una è la forza dell'Unione Europea contro un campionato di uno Stato che ne è uscito, Regno Unito. Perché l'Europa andrebbe a dare ancora soldi alla Premier League, ma soprattutto quali sono quelle forze che invece vorrebbero mantenere lo status quo e quindi permettere alla Premier di diventare la vera Superlega? Questa è una domanda interessante. Io aggiungo un mio pensiero, Sandro. Io non ho gradito quando ho scoperto che il governo italiano, che peraltro è il governo Draghi, diciamo che ha abbastanza unito, almeno diverse anime, non tutti ovviamente, lo sappiamo, ma diverse anime, quindi qua non se ne fa proprio un discorso politico, non ho gradito personalmente molto la cittadina italiana che si sia schierato in appoggio all'UEFA, così era andato al tempo contro la Superlega. Sandro, se vuoi rispondere a queste osservazioni, poi Alessandro e Giuseppe, e ho anche una domanda che mi arriva. Anch'io credo che una sana neutralità sarebbe stato decisamente molto meglio. Considerate che ci sono state, pensate, in un caso contro l'Ungheria del governo Orban per una violazione di una libertà fondamentale legata allo Stato di diritto, sono stati 13 paesi che si sono costituiti davanti alla Corte. Nel caso della Super League credo che siano stati 24-25. Abbiamo assistito a paesi che per iscritto avevano detto A contro la posizione dell'UEFA e poi nell'intervento orale davanti alla Corte hanno detto B, pro UEFA. Immaginate cosa è successo nel periodo che è intercorso tra la redazione del parere scritto inviato ai giudici di Lussemburgo e l'intervento degli avvocati. Ecco, adesso io non so cosa è successo in Italia, però stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un sistema, di un'associazione di diritto privato svizzera, perché la UEFA è un'associazione di diritto privato svizzero che ha un impatto enorme sul primo mercato del mondo, che è il mercato unico europeo. Poi rispetto alla Premier League, guardate, io so che il governo britannico ha annunciato di volere creare un nuovo regolatore indipendente, non so se pienamente indipendente, ma un nuovo regolatore del calcio della Premier League nel Regno Unito. Quindi c'è una questione, quale sarà il rapporto tra il nuovo regolatore della Premier League e il resto del calcio e la UEFA? E secondo, ma perché anche noi come Unione Europea non cominciamo a darci un regolatore europeo?
perché dobbiamo dipendere da un'associazione di diritto privato svizzera? Perché non cominciamo a porre il tema di come sinceramente promuovere il modello europeo dello sport? Poi saranno le società di calcio a decidere, vogliono questa Champions League, vogliono una Serie A, una Serie B, una Serie C europea, vogliono la Super League. Non è compito nostro, ma è compito nostro dare un nuovo quadro istituzionale e regolatorio di fronte a un'attività che è un'attività, uno, di portata sociale enorme, ma anche di portata economica, e che oggi ha delle contraddizioni pazzesche. Guardate, siamo nell'Europa della libertà, ma se Belgio, Olanda e Lussemburgo, perché sono troppo piccoli, visto i diritti televisivi, visto tutto quello che comporta il calcio, volessero creare il campionato, la Serie A del Benelux, la UEFA non glielo permette. Cioè, nel mercato unico, senza frontiere, abbiamo un'associazione di diritto privato svizzera che può dire a tre paesi membri non potete fare il campionato del Benelux o non potete fare il torneo baltico. Io credo che questi temi finalmente vadano affrontati. Non è facile perché, ripeto, vi ricordo il caso parere scritto contro UEFA, intervento orale UEFA, parliamo di una macchina che sa tutelare le proprie posizioni e soprattutto la propria posizione consolidata. Molto chiara la risposta, tanti ci stanno facendo i complimenti, cioè più a Sandro che a noi, ma noi l'abbiamo portato, grazie a Gianluca in questo caso, e quindi ce li prendiamo noi i complimenti direttamente, sottraendoli a Sandro, ce li portiamo noi per avere portato Sandro Gozzi qui, quindi i complimenti sono tutti per noi che lo abbiamo portato qui, grazie Sandro davvero. Intanto ancora 5 minuti, ci hai detto circa 55, io direi che Alessandro e Giuseppe possono fare un ultimo intervento, domanda, Sandro a quel punto conclude, se mai gliene facciamo un'ultimissima noi, e poi veramente lo salutiamo e ringraziamo tanto per la chiarezza e per la profondità. Alessandro. No, io volevo far parlare Giuseppe che ha parlato pochissimo, magari se vuole cominciare lui. Non fate i timidi. No, a me interessa molto questo tema europeo perché qualcuno ne ha parlato come di una nuova sentenza Bosman, quella che potrebbe arrivare, e quello sarebbe davvero un punto di svolta per il calcio. Mi interessa anche in chiave giustizia, se c'è qualche interessamento, se c'è qualche notizia sul fronte del ricorso di Giraudo alla Corte Europea, perché anche quello sarebbe un capitolo importante. Allora, no, io sul ricorso di Giraudo non ho informazioni, mi sembra una iniziativa assolutamente legittima perché rispetto a alcuni principi di fondo, principi processuali, diritto processuale di fondo, anche lì ci sono degli aspetti molto dubbi e che giustamente sono stati portati a livello di Corte Europea, però non ho elementi specifici. Mentre credo anch'io che potenzialmente siamo di fronte a un momento in cui la Corte Europea possa introdurre, stimolare una riforma stile Bosman. Attorno a questi quattro casi sono... vediamo quale sarà l'approccio dei giudici. Secondo me, io tenderei a escludere lo status quo. Vediamo se è una soluzione minimalistica o una soluzione, diciamo, che apre veramente nuove prospettive. Credo che la questione sia quella da seguire, cioè se sia una riforma, un'apertura minima o un'apertura veramente che può permettere di rivoluzionare il calcio. In assenza lo status quo, poi Ceferino e Infantino possono inventarsi tutti i campionati mondiali che vogliono, pensando solo a fare soldi, sovraccaricando il calendario, senza pensare alla sostenibilità sportiva, senza pensare agli atleti, possono fare quello che vogliono. Però lo status quo condanna il calcio europeo. Cioè, molto interessante. Questa situazione non è sostenibile. Poi è una questione di 10 anni, 15 anni, eccetera, ma non è sostenibile, non c'è Lega Europea e continentale che possa tenere nel medio periodo. Quindi io spero che la Corte sancisca dei principi attorno al quale riorganizzare il calcio. Sandro, è una fake news o è vero che tale Ninni Aiuto ci dice che era molto bravo a squash, Sandro Gozzi? Ci ho scambiato un paio di punti a Roma anni fa, complimenti. Vero o fake news? C'è stato anche campione italiano di categoria di squash. Ah beh, allora ragazzi, non scherziamo. E ora padel oppure sempre squash?
Ora no, padel poco, ogni tanto squash, ma dal 2007 faccio maratone. Ah, però, sportivissimo. Giuseppe, vai tu con l'ultima, poi magari ne facciamo una. Dal 2005, che ci dice, me lo ricordo, il 2005. Ah sì, già da allora, vai Giuseppe. Giuseppe Alberto Falci, aspetta, ti smuto. Eccoci Sandro. Aspetta, no, aspetta che Sandro sta parlando. Ecco. Il titolo l'ho avuto a Verona il 2003, 2 marzo 2003 a Verona, il titolo di categoria in assoluto, di categoria. Non male. Vai Giuseppe, l'ultima domanda, no, e poi magari sembra significativo quello che abbia detto su cosa pensa l'Europa del calcio europeo, appunto. E quindi ti chiedo questo. Ovviamente tu prima hai fatto una distinzione tra le dichiarazioni pubbliche e quello che poi i tuoi colleghi o comunque le persone con cui ti interfacci dicono a taccuini chiusi, no? Quindi a taccuini chiusi anche lo stesso Čeferin viene tra virgolette processato, cioè c'è una critica aspra nei suoi confronti. Cioè si tocca con mano che c'è una sorta di monopolio, che comunque lui stia peccando anche un po' di hubris, no? Stia esagerando, stia valicando, diciamo, il perimetro. E dopo faccio un'altra al volo. Ma rispetto ad A2A, quindi alla Superlega, a tuo avviso cosa hanno sbagliato, diciamo, i tre presidenti, che ancora oggi uno non lo è più presidente perché si è dimesso, cioè Agnelli, cosa hanno sbagliato nel percorso che di avvicinamento, comunque nell'ipotesi di costruire la Superlega? Allora parto dalla una mancanza di lavoro diplomatico, cioè questo volevo... Parto dalla fine, e che tra l'altro è un tema che complica un po' anche la vicenda di fronte alla Corte, e cerco di essere chiaro. Il progetto iniziale di Superlega aveva dei grossi difetti. Il più grosso difetto del progetto iniziale della Superlega era che era un circuito chiuso. E se c'è qualcosa a cui tutti tengono in Europa, a partire proprio anche dall'idea di modello europeo dello sport, è la meritocrazia. Cioè, il Chievo, il Sassuolo, no? Devono poter esserci, deve poter esserci il Leicester. E all'inizio la Superlega era stata presentata come un circuito chiuso. Sui Però modelli... scusami Sandro, anche l'Eurolega di basket ha 10-11 squadre fisse più qualcuna. Sì, ma infatti ci sono vari aspetti, cioè, dire, in realtà è perché si è concentrati molto sul calcio, ma anche l'Eurolega non... Però è che il tema, diciamo, il tema della mancanza di apertura iniziale era stato, secondo me, il tallone d'Achille dell'iniziale progetto della Superlega. Ed è un problema perché poi, come voi sapete, il progetto è stato sviluppato. Oggi la Superlega è un progetto aperto, ma la Corte giudicherà sulla prima versione, perché il ricorso è stato fatto sulla prima versione. Quindi la Corte decide su un modello chiuso, non su un modello aperto, e questo è certamente una criticità in una base oggettiva, secondo me è una criticità. E poi è stato non so se avete visto anche quel bellissimo documentario che su Apple TV sulla Superlega. È stata persa la battaglia della comunicazione perché mi sembra che i partner inglesi non abbiano fatto il loro lavoro, abbiamo avuto paura di una reazione assolutamente alimentata dalla Svizzera dei supporters della Premier League. E quindi c'è stata anche una battaglia di comunicazione in quelle ore che, secondo me, non è stata combattuta abbastanza. Cioè, hanno sottovalutato, dicevano, vabbè, se teniamo in queste 72 ore, poi possiamo andare avanti costruendo. Hanno sottovalutato l'impeto, la forza della reazione di quelle 72 ore, no? In cui i vari club della Premier League sono uno dopo l'altro sfidati. Rispetto a Čeferin, allora, da una parte lui si è fatto forte di queste debolezze della Super League, dall'altra certamente la critica è
un po' di arroganza, un po' di ubris, un po' di, diciamo, di superamento di alcuni, limiti, no? Cioè, ripeto, tu non puoi, siamo tutti umani, e possiamo tutti legarcela al dito e possiamo tutti, diciamo, personalmente portare rancore contro qualcuno che è stato un nostro collega, eccetera. Ma nel momento in cui tu fai vedere che, diciamo, continui a portare avanti una battaglia che è anche personale e non è statutaria, beh, lì commetti un grosso sbaglio. E a me sembra che Ceferin stia commettendo questo sbaglio, almeno lo ha fatto fino alla sua conferma. Vediamo se volta pagina, però certamente questo non è, a mio modo di vedere, l'atteggiamento adeguato, soprattutto se si dovrà riformare il calcio europeo. Ecco, questo allora, mi sembra un po' condiviso dietro le quinte, poi nessuno lo dice, sono quali kamikaze come me, ma vabbè, tanto pazienza. Sandro, noi ti ringraziamo non solo per la partecipazione qui, ma anche per il tuo essere kamikaze, e proprio veramente in chiusura, hai visto, ti abbiamo trovato anche uno del Corriere della Sera che non ci detesta, che è un'impresa, abbiamo cercato bene in redazione e alla fine l'abbiamo trovato. Sto scherzando, ovviamente. Giuseppe qui sempre molto sportivo, anche a contestare, a criticare tra virgolette alcune derive di tutti i giornali, compreso magari il suo, quando capita. E Sandro, io ti faccio l'ultimissima domanda, prima lo chiedeva l'amico Antonello Angelini: cosa fa oggi, cosa può fare, cosa sta facendo oltre a esporsi pubblicamente, che è una cosa molto importante, secondo me, molto, e lo dico sinceramente, però è juventino vero, è tutto sport, noi siamo Juventus, tutti seguiti a nostro modo, però così, cosa può fare materialmente, non per, come chiederebbero altre tifoserie, una difesa spassionata e pregiudiziale, ma per garantire che non si distrugga, appunto, come si sta facendo da 6 mesi, anche come sentimento, come onorabilità, un'eccellenza italiana come la Juventus. Non so, Sandro, se puoi parlarne dietro le quinte, racconta a noi cosa puoi fare, e ti salutiamo davvero e ti ringraziamo. Ma allora, a parte che io posso dare un piccolo contributo, perché è più importante quello che fate voi ogni giorno di quello che faccio io. Io penso che dimostrare un minimo di coraggio, un minimo di onestà intellettuale, e quello che sta succedendo lo vediamo tutti. Quello che sta succedendo in Italia lo vediamo tutti. Quello che anche sta succedendo un po' in Europa lo vediamo. E quindi chi è in una posizione per cui può essere ascoltato, o in una posizione per cui non tanto può intervenire sulle singole questioni, quello la politica non deve fare, ma può contribuire a migliorare il sistema calcio, il mondo calcio, che sia in Italia, che sia in Europa, e dovrebbe farlo. Quindi io direi che agli altri o juventini o donne e uomini in buona fede, perché non c'è bisogno di essere juventini per dire quello che diciamo noi oggi, direi, guardate, dimostrate un po' di coraggio. Dimostrate un po' di coraggio, perché se siamo un po' di più a dimostrare coraggio e con molta onestà intellettuale a dire come la pensiamo, penso anche con una certa prudenza, perché insomma mi sembra che siamo stati anche equilibrati su certi aspetti, si fa un buon servizio a una questione che è di grande importanza, perché lo sport e il calcio è un fattore importante per la società, un fattore importante per i cittadini, un fattore importante per la coesione sociale, è un fattore importante per l'integrazione, è un fattore importante come modello dei giovani. Ecco, questo accanimento in malafede contro una grande realtà mondiale come la Juve, io concludo come ho cominciato questa piacevole conversazione: non si fa un male alla Juve, si fa un male al calcio e si fa un male all'Italia. E credo che tutti amiamo il calcio, amiamo l'Italia, e dovremmo comportarci altrimenti. È un bellissimo appello, io ringrazio Sandro Gozzi intanto e Gianluca che ce l'ha portato, e speriamo che avrai piacere di tornare se capiteranno temi di questo tipo, sarebbe un grande piacere per noi, ti hanno seguito tantissime persone con grande attenzione. Sandro, grazie mille. Sandro, intanto, Sandro Gozzi, europarlamentare, grazie mille davvero, grazie mille e grazie ovviamente ad Alessandro Tabaglione. No, noi continuiamo ora, chi può, Alessandro mi sa che ci deve salutare, ma ha parlato Allegri, quindi qualcosina, se potete rimanere con Gianluca, Giuseppe, andiamo un po' avanti, giusto un po'. Però Alessandro, intanto ti chiedo se tu hai delle tue conclusioni sull'intervento di Sandro Gozzi, credo che possa essere interessante, non credo che abbia fatto populismo, non mi pare, insomma, sinceramente. No, io sono molto contento, conoscevo Sandro da tempo, ci siamo incrociati molto spesso per via del nostro lavoro, diciamo da una parte all'altra della barricata,
Sinceramente non sapevo che fosse Juventino, l'ho scoperto oggi quando mi E hai spesso detto. così, eh? Spesso così sulla Juve, perché non vivono di Juve, ma hanno anche altri interessi gli Juventini. Esatto, ma mi è piaciuto molto il respiro europeo e diciamo così la capacità di guardare le cose da un diverso punto di vista, perché noi magari abbiamo sempre, le guardiamo sempre da qui, naturalmente, perché le vediamo da qui, e invece lui ha una prospettiva differente. Io credo che, ecco, l'Europa, quello che abbia detto Sandro sia giustissimo. Se ti ricordi, anche nelle settimane scorse, io ho parlato della necessità di riformare la giustizia sportiva, il sistema di giustizia sportiva, perché non si può trattare il calcio con una giustizia appiccicaticcia. La giustizia in qualsiasi campo non deve essere veloce, deve essere giusta. Io ribadisco che questo è uno degli elementi cardine per far tornare il sistema calcio ad essere credibile sotto tutti i punti di vista, perché nessuno verrà a investire in Italia sul calcio se non c'è un sistema di giustizia che garantisce il giusto processo e il giusto svolgersi di tutte le fasi che porteranno poi ad appurare la verità giuridica, come tu mi insegni, che magari non corrisponde poi a quella sostanziale, ma è quella che emerge nel processo. Quindi io spero che si capisca che soprattutto da sportivi vogliamo che ci sia un sistema funzionale. Perché è una grande passione, è uno sport, e come ha detto Sandro, non devono entrare concetti di odio, ma visto che è un business e nessuno, diciamo, è così ipocrita da sostenere che non lo sia, o quantomeno non, ingenuo da non capire che è una questione soprattutto economica, in cui girano tantissimi miliardi, c'è bisogno di un sistema che abbia coscienza di sé, ok? Cioè che sia conscio di quale impatto a ogni decisione che viene presa a qualsiasi livello. Io direi che, diciamo, le parole ne abbiamo sentite tante. Adesso aspettiamo le decisioni, perché fra poco arriverà il tempo delle decisioni, della sostanza. È chiaro che io ribadisco, chiudo come ho aperto, mi sento ancora più orgoglioso di essere juventino in questo momento, perché è successo tanto, è successo tutto, ma io ho visto nel nostro ambiente la capacità di mantenere lo sguardo dritto all'obiettivo. Poi magari sicuramente non lo raggiungeremo, ma di sicuro c'è la consapevolezza di avere le spalle forti per poter superare anche un momento come questo. Adesso non è il momento di dividersi, per niente. Tu sai quello che penso di Allegri. Spero che dal prossimo anno si possa cominciare una storia nuova. Ma adesso c'è una storia ancora che deve essere, gli ultimi capitoli devono essere scritti. Per scriverli nel miglior modo possibile dobbiamo essere veramente granitici. Ecco, lascio uno spunto prima di andarmene, Massimo, se posso. Ho sentito l'ultima conferenza stampa di Allegri, quella in cui si è bisticciato con l'inviato della Gazzetta, in cui chiedeva di essere granitici. A chi lo chiedeva? A chi è che chiedeva di essere granitici? Perché non vorrei che anche lui avesse incominciato Non a a caso poi qualcosa Alessandro, di differente. non a caso Alessandro, domenica prima della partita, calvo forse maliziosamente, ma senza col solito aplomb, ha detto che il blocco è granitico. Quindi Sì, credo io che comincerei a preoccuparmi quando ci stanno quelle dichiarazioni, perché se, quando va sì. bene non c'è bisogno di ribadirlo, ecco, diciamo così. Intanto Alessandro Tabaglione, grazie mille anche oggi per il contributo, Alessandro, in una bella Ciao a tutti, buon puntata. pomeriggio. Giuseppe, sto per leggervi le dichiarazioni di Allegri, ha parlato poco fa, Gianluca ovviamente, però voglio chiedere anche a voi due cosa vi ha lasciato, cosa vi hanno lasciato le parole di Sandro Gozzi, Giuseppe e poi Gianluca che è colui che l'ha portato e che lo conosce bene. Giuseppe, cosa ti ha lasciato? Ti hanno lasciato le parole di Sandro, sapere che c'è gente che lavora seriamente, che fa presente anche le nostre istanze, o un senso di impotenza che qualcuno ha scritto come dire bello, ma ce lo diciamo tra noi e Sandro Gozzi sulla Juve, lo intervistano a Juventus, a Tuttosport, a Juventino Vero. Cosa ti rimane di più, Giuseppe? Lo chiedo anche a Ma Gianluca mi e ti dico cosa ha rimane, detto Allegri. ma guarda, mi rimane intanto è stato molto onesto nelle ricostruzioni, ha raccontato quello stato dell'arte davanti e dietro le quinte, ed è stato, è
se vogliamo ci lascia anche un messaggio positivo per quello che può succedere su UEFA, Superlega, perché quando mi sono segnato alcune cose che sono, mi sono parse significative, ha detto che la Corte di Giustizia Europea sicuramente lascerà degli spazi, e quindi lui dice tende ad escludere che lasci tutto così com'è, e di conseguenza qualcosa, tutto questo potrebbe portare poi a una riforma. Ha criticato, ha detto anche che se è vero che A2A inizialmente ha sbagliato a 22, A2A è una società, pardon, se è vero che A22 ha commesso gli errori iniziali, è anche vero che Ceferin sta, diciamo, sviluppando la sua strategia superando, valicando qualsiasi confine, no? È vero anche, ha detto anche che, diciamo, le critiche ci sono e sono tante all'interno del mondo europeo, e poi, ma questo lo dico, diciamo, facendo un'autocritica a quello che poi è il mondo del giornalismo, condivido tutto quello che ha detto sullo stato dell'arte, sul sentimento anti-juventino, sulla stampa che continua a diciamo avvelenare, no, il clima nel calcio italiano, e soprattutto questo clima avvelenato da come se, io lo dico sempre, l'ho già detto qui da voi più volte, cioè a me questa fase mi ricorda molto la crisi della Prima Repubblica, no? Il processo a Craxi, la Democrazia Cristiana, il PSI, cioè noi siamo, la Juventus è DC, PSI e Craxi tutti nello stesso contenitore, diciamo, e questo come sappiamo poi il capro espiatorio, la politica del capro espiatorio non porta mai a dei risultati. Sul breve può sembrare che tutto sia cambiato, ma sul lungo, poi abbiamo visto com'è andata e abbiamo visto cosa è successo. Gianluca, mi dici anche tu, che lo conoscevi, che ti ha soddisfatto la puntata, cosa ti aspettavi di più, di meno? No, non mi aspettavo né più né meno, ma perché io, ecco, Alessandro non sapeva che Sandro fosse juventino, ma io parlavo così di Juve con Sandro già nel 2005, dai tempi 2004-2005, quando abbiamo lavorato insieme per 2 o 3 anni, insomma, quindi diciamo già sapevo di questa passione forte. E ti devo dire la verità, quando ho visto poi l'intervista a Tutto Sport sono stato finalmente contento, gli ho subito scritto dicendo finalmente dici queste cose anche pubblicamente e finalmente stai prendendo una posizione, e è proprio da quello che poi mi è venuta l'idea di poterlo ecco ospitare qui e di proporti questo tipo di trasmissione. Ottima idea. Sapevo che sarebbero uscite queste idee. Io ti devo dire la verità, su di lui mi aspettavo molto, volevo capire il sentiment, ma adesso si dice così, il sentiment a livello di istituzioni europee sulla UEFA, è quella che mi interessava di più, perché a livello di italiano già sappiamo, cioè i nostri ascoltatori in chat ce lo possono insegnare con una lezione, quello che è il rapporto fra Juve e tifosi avversari, Juve e alcuni pezzi delle istituzioni. Ma a livello europeo che sta al punto, perché ti devo dire la verità, Massimo, a me sì, mi fa paura il sistema italiano, ma fino a un certo punto, perché il sistema italiano, la Juve ha le spalle grosse per per esempio ricostruire una nuova società e poi andare avanti di nuovo. Addirittura la Juve, se rimane in Serie A anche senza coppe, in 1 o 2 anni, secondo me, se non vince lo scudetto, poco ci manca, perché la Juve è la Juve in Italia. A me fa paura di più la situazione europea, a me fa paura di più la situazione Ceferin, perché quello lì siamo a livelli politici, ma politici di livello altissimo, non politici dei nostri partitini italiani, capito? Qui non si tratta, Giuseppe ha fatto un paragone inquietante con Mani Pulite e le monetine del Rafael, io spero di no, però diciamo, spero che non si arrivi a quello, voglio dire, però è un fenomeno italiano, mentre a livello europeo come stiamo messi? E soprattutto, ma le istituzioni, l'Unione Europea che regola tutto,
tutto, fino al latte, no? C'è grandi polemiche sul latte, eccetera, eccetera. Può essere che diciamo tolleri questa situazione monopolistica da parte di un'associazione a diritto svizzero. Ecco, è questo che deve cambiare, capisci? Poi si può pure non fare la Superlega, però deve cambiare. E noi, con il nostro Andrea Agnelli, il nostro grande presidente, ci ha messo in questa battaglia ed eravamo tutti con lui dal primo momento. No, dal primo momento. Io mi ricordo che scrissi un commento anche su LinkedIn, non mi ricordo, su Facebook, e dissi, cioè, c'erano anche dei dirigenti della Juve che conosco su LinkedIn. Dicevo, oh, attenzione però, adesso cercheranno di massacrarvi, adesso, quelle famose 72 ore di cui parlava Sandro, no? Le 72 ore che stiamo pagando. Noi stiamo pagando quelle 72 ore, Massimo. È questo. Perché? Perché la giustizia italiana si è fatta forte di Ceferin, della reazione di Ceferin, capisci? Allora, sono d'accordo con voi. Intanto, Antonello, ma chiedete quanto potete stare ancora, Gianluca e Giuseppe? Ah, io... dai, 10 minuti anch'io e via. 10, intanto, sta entrando anche Antonello, voleva dire alcune cose. E allora, io voglio dirvi questo, intanto, cosa ha detto Massimiliano Allegri. Io personalmente sono molto soddisfatto dell'intervento di Sandro Gozzi, perché mi è parso, appunto. Mi piace quando non vedo populismo, ma vedo la testa sulle questioni di cui abbiamo parlato. Antonello, tu, Angelini, buongiorno. Buongiorno ragazzi, vi ho seguito, Garro, Giuseppe, è stata una buona puntata o no? Tralasciando come sempre le simpatie politiche, sì, sì. Su Twitter, no. Twitch, è stata certamente una buona puntata, diciamo che mi aspettavo ancora molta più diplomazia da parte di Sandro Gozzi, invece tutto sommato... Ecco, io la domanda che tu mi hai detto che hai già risposto. Vai. Però sì, falla comunque, ti dico cosa voglio sempre far presente il fatto che la Juventus, avendo il 30% tifosi italiani, avrà anche il 30%, che so, dei politici, dei cantanti, dei VIP, dei presentatori televisivi. Eppure noi abbiamo tutta gente che non si espone mai, mentre l'interista, diciamo, fa capire a tutti la sua fede, va alla festa scudetto, addirittura Bonolis, sappiamo quello che combina tutte le volte con i suoi commenti, il romanista peggio mi sento, cioè il romanista in ogni film prodotto a Roma dai Vanzina c'è riferimento alla Roma, dai a Roma con Mattioli, no? Che ne so, il napoletano non ne parliamo, il napolista esplode. Ecco, io mi sono dato una risposta. Adesso prendetela come una barzelletta, ma barzelletta non è, perché il napolista è prima napolista e poi magistrato, è prima napolista e poi padre di famiglia, è prima napolista e poi, che ne so, assicuratore o impiegato del comune. Lo stesso vale per il romanista. Il romanista alla Roma è soprattutto è come l'Islam, no, è una religione. Cioè l'islamico, prima islamico e poi, che ne so, non so il mestiere che fa, ma sì, o il paese da cui viene. Togliamo religione, cose, ci dissociamo, eccetera, eccetera, vai. È un esempio. Sono le regole, lo so, sono le regole di qua, non bisogna parlare di certi. Ma come i cristiani... Nel medioevo, sì, uguale. No, ma è chiarissimo. Io sono d'accordo con te. Cioè, io credo una cosa. Mentre invece lo juventino fa il presentatore, il padre di famiglia, certo, l'avvocato e poi anche il juventino. Allora non vuole guai, non vuole rogne. Antonello, c'è qualche eccezione, per esempio Giletti, no? Però poi ci sono anche i da Juventino come Linus, che è ancora peggio. Mamma mia, non mi fa venire volta al stomaco. Mi dissocio. No, è vero. No, una cosa invece voglio dire, secondo me, completando queste cose, Antonello, dico un paio di cose al volo, in risposta, e ti dico anche cosa ha detto Sandro Gozzi, forse prima che tu sentissi. Sandro Gozzi ha risposto a questa tua domanda, per questo non l'ho riproposta, perché io pure gli ho detto, sei uno dei pochissimi che gli altri spariscono, si nascondono, e lui ha detto, è da kamikaze, ha detto la verità è che pure io so di farmi dei nemici, non come battuta, ha detto, so di perdere dei follower, degli elettori, dice, però a me non me ne frega, cioè lui l'ha messa così, almeno su se stesso, ha detto, non mi interessa, ci credo e lo faccio, ma dice, la verità è che difendere la Juventus in un contesto così
è da kamikaze, cioè ci ha dato questa come risposta, come dire, non posso rispondere sugli altri. Scusate, Sandro Gozzi, dove è stato eletto? In Francia, poi, alla fine? Sì, sì, in Francia. Sì, era sottosegretario in Italia. Allora, una cosa... Era sottosegretario in Italia, però mi ricordo, stava prendendo in Francia, non era passato, poi c'è stato uno che ha rinunciato. Eurodeputato francese. Sì. Allora, io voglio dirvi una cosa, però. Però adesso voglio dirvi una cosa, però, Antonello. Secondo me sul popolo, magari Giuseppe, poi visto che Gianluca e Giuseppe ci lasciano tra poco, voglio leggervi anche cosa ha detto Allegri, magari... Secondo me lo Juventino, oltre a quello che hai detto tu, che è assolutamente sacrosanto, nel bene e nel male, non è esattamente un popolo. Cioè, per questo fatichiamo, la gente dice, ma perché non siete andati in strada con quello che è successo? Cioè, noi non siamo un popolo, noi siamo totalmente divisi, anarchici, sparsi, mentre il romanista, il napoletano e il fiorentino possono essere 5, 10, 20 volte meno di noi, ma in 10 minuti tutto il popolo compatto ti dice la stessa cosa. Però anche l'interista e il milanista sta in giro per tutta Italia. Sì, in Milano, una città da 2 milioni di abitanti, in cui comunque sono tanti, e c'hanno i media fortissimi a Milano, c'hanno un mondo a Milano di radio, di TV. Sì, questo è vero. Questo è vero. Il sentimento e il pensiero lo compatti subito a Milano, Roma, Firenze, Napoli. Noi da Torino siamo sparsi, cioè Torino c'è ovviamente, ma siamo sparsi ovunque, non siamo un popolo, questa è la verità. Anzi, internet, Antonello, ci ha aiutato un sacco a diventarlo un popolo. È vero, è vero. Pensate, se non ci fosse stata internet nel periodo di Calciopoli, neanche gli Zampini e gli Angelini avrebbero conosciuto. Tra l'altro, ti saluta Emilio Cambiaghi, che oggi mi ha chiamato. Salutiamolo tanto. Il dottor Zoidberg, autore di un bellissimo libro, il primo libro di fatto su Calciopoli che ci ha aperto un po'. Uno dei primi, ma il più completo, probabilmente il più completo, e purtroppo non l'ha mai rinnovato post sentenze, servirebbe anche qualche... Allora, intanto salutiamo Emilio Cambiaghi, come sempre, che si è impegnato tanto per far emergere la verità. Vi voglio leggere però cosa ha detto Massimiliano Allegri, così mi fate tutti un commento, e poi magari Antonello restiamo di te qualche minuto a commentare ancora. Lo chiedo un commento, allora prima lo chiedo a Gianluca e a Giuseppe, così poi li libero se devono andare. Allora, lo prendo dalla Juventus, poi cercherò in altri account se ha detto qualcos'altro di più piccante, magari la Juve non riporta. Allora, l'atteggiamento della squadra a Bologna è stato positivo. Abbiamo creato molto, sbagliato, molto sotto porta. Su questo dobbiamo migliorare, sarà una partita diversa domani. Abbiamo due obiettivi belli e importanti, 4 posti ed Europa League. Poi valuteremo l'annata. Stiamo lavorando per tornare a vincere o almeno essere competitivi per il campionato fino alla fine. In questo momento gli obiettivi personali devono essere messi a servizio della squadra. Vlahovic sta bene, è entrato a Bologna, domani deciderò se farlo partire dall'inizio. Sono contento di quello che ha fatto finora. La squadra è in buona condizione mentale ora fa la differenza, abbiamo qualche punto di vantaggio, avremo riscontri diretti e dobbiamo avere l'obiettivo di raggiungere la Lazio. Rabiot anche a Bologna ha giocato una partita importante, domani potrebbe riposare, ci sta, questo lo dico io. Rabiot sta giocando, Di Maria sta bene, ha superato il dolore, domani ci sarà. E è un giocatore straordinario. Fagioli ha giocato tanto, prestazioni importanti, ha avuto un momento di calo e ora sta tornando a livelli alti. Anche a Bologna, buona gara. Può migliorare? Certo, come tutti i giocatori, finché non smettono. Aprile difficili sono momenti. La scorsa settimana eravamo dentro 3 competizioni a lottare per tutto. Significa che la stagione sta andando bene, domani vogliamo tornare a vincere il campionato. No, Bremer, dai, no, non può aver detto questo. Aspetta, alla fine commentiamo io e te dopo, Antonello. Bremer sta bene, aveva bisogno di recuperare un po'. Anche lui è il primo anno che gioca una gara ogni 3 giorni, domani rientra in campo. Penso che domani riposerà Alessandro, e vabbè, ce ne faremo la ragione. Aggiungo io che ha giocato tanto. La prossima stagione ci penseremo a bocce ferme. Dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare in questi ultimi 30 giorni di stagione. Locatelli a Bologna ha giocato un'ottima partita, quando va in campo si mette a disposizione la squadra, anche nei momenti più difficili da una mano in fase difensiva. Sono molto contento di quello che sta facendo Gianluca e Giuseppe, e poi con Antonello commentiamo qua io e con voi della chat. No, non lo so, non mi stupiscono, cioè è in puro stile Allegri che, diciamo, chiaramente Antonello adesso dice no, dovrebbe parlare diversamente, invece non mi aspettavo che lui parlasse diversamente, perché chiaramente lui porta acqua al suo mulino, diciamo, poi ognuno di noi può essere d'accordo o meno, diciamo, mi viene da pensare, poi ha glissato molto su tante cose, su Di Maria, eccetera, sui giocatori, è stato molto così, anzi li ha elogiati tutti, perché in questo momento lui dice, cioè vuole mettere attenzione sul fatto che c'è ancora l'Europa League, sul fatto della partita di Bologna. Io non sono d'accordo più che altro su Bologna, nel senso che c'è stato effettivamente un primo tempo in cui c'è stato un atteggiamento buono, però non so se gliel'hanno fatta questa domanda, se qualche giornalista gli ha fatto la domanda, ma scusi, ma perché ha tolto Chiesa e ha messo un centrocampista? Il problema non era che uscisse Chiesa,
andava benissimo, magari Chiesa era spompato, figuriamoci, ma togliere un attaccante per mettere un centrocampista ha dato un messaggio alla squadra: ragazzi, ok, possiamo pure vincerla, però calma e cerchiamo di non prenderla, di non prenderle, capito Massimo? Questo io fossi stato un giornalista gliel'avrei chiesto il senso di quel cambio. Poi per il resto, se lo sai come ti risponde, là ti dice là con i numeri siete tutti bravi, ma poi le occasioni le abbiamo prodotte. No, lui ha detto, immagino. Lui ha detto questa domanda gliel'hanno fatta, non so se avete visto, ah. E lui ha detto che in quel momento della gara, nel momento in cui Thiago Motta ha messo un'altra punta, la Juventus era troppo sbilanciata e quindi ha dovuto inserire Miretti. Rischiava di vincere, sai, ragazzi, no, non sia mai che vincesse la partita. Allora aspetta, Antonello, che arriviamo io e te, Gianluca e Giuseppe, avete una considerazione finale, poi vi libero se dovete, noi restiamo con piacere anche con voi. No, sì, io mi scuso con Giuseppe, ma mi libero perché devo fare diverse cose. No, vabbè. Gianluca Garro, sono... ti ringraziamo, ora finisci, ti ringraziamo particolarmente, lo ripeto ancora una volta, anche per aver portato qui Sandro Gozzi, ci piace allargare la nostra platea. Gianluca, no, vai pure con l'ultimo intervento, anche Giuseppe, e poi resto qualche minuto con Antonello. Sì, chiedo solo, scusa un attimo a Giuseppe che intervengo prima io, e no, ringrazio te Massimo, tu lo sai che per me è un piacere questo, anche se qualche altra volta ci possiamo rivedere qui su questo evento. Tu diglielo, dillo anche a lui che ci ha fatto un grande piacere, dillo anche a Sandro che ci ha fatto un grande piacere. Sì, beh, io... Anzi, scusami Gianluca, ti interrompo ancora. Dico a tutti, io non chiedo mai di fare tweet e cose, ovviamente nessuno faccia niente, fate quello che vi pare, però ecco, se qualcuno dice sempre perché la gente non si espone così, io penso una cosa, come dico, tutto sport si sta esponendo, compriamolo, seguite Juventino Vero, eccetera, le mille realtà juventine, non siamo assolutamente l'esclusiva. Dico anche, se un politico come Sandro Gozzi si espone come oggi, se vi va anche pubblicamente di dirgli che avete apprezzato, non avete apprezzato, e lo fate su Twitter o altrove, forse capisce che noi abbiamo un seguito e lui ha anche più piacere a farlo le prossime volte. Sì, sì, sì. I romanisti lo farebbero, lo inonderebbero. Comunque, Massimo, libera, chiusa parentesi. Posso garantire, io sono d'accordissimo con te e lo faccio per Sandro, anche certo, perché c'è proprio un piacere personale, però ti garantisco che non è che adesso Gianluca gli ha fatto una telefonata e lui è entrato su Juventus, cioè ha fatto uno studio come lui è pazzesco, è veramente un computer, non lo conosce, il grande pubblico ancora forse non lo conosce, però quando, per esempio, quando lui ha vinto il torneo di padel 2003, lui intanto era già lui era già un diplomatico e già lavorava a livelli alti istituzionali, quindi intanto vinceva il torneo di squash, quindi questo è il personaggio. Gianluca, vabbè, grazie mille. Gianluca, io sta cosa del candidarsi in Francia sinceramente non l'ho capita, io sono sincero. Vabbè, questo è un meccanismo politico, Antonello. Non... Ma come meccanismo politico? Fa il viceministro in Italia e poi si candida in Francia. Va in Europa a fare interessi francesi o italiani, fammi capire. Diciamo, lui avendo la doppia cittadinanza e avendo, diciamo, fatto politica anche in Francia prima... Sì, è italo-francese, sia italiano-francese. Però deciditi, cioè, la politica la fa da parte sola. Ah, comunque a noi interessa... Gli interessi italiani e francesi sono contrapposti. Non lo so. Ci interessa che ci difenda la Juve, qua. Per carità. Facciamo un altro canale e la discutiamo questo. Gianluca Garro, grazie mille. Per quanti telefono? Comunque io dico che Zappini ha ragione. Dovete seguire Juventibus, seguire Tutto Sport, dare i soldi a Tutto Sport e soprattutto fare i noleggi con Angelini, così aiutate. Hai visto che promuoviamo anche quelli. Giuseppe Bertolacci, l'ultimo intervento scegli tu su cosa e ti ringraziamo. Allora, molto. Guarda, rispetto alla conferenza stampa di Allegri, è in linea, diciamo, con le precedenti, è in linea con quelle post partita di Bologna. Mi sembra che lui stia cercando in qualche modo di tirare a campare o comunque di tenere in qualche modo compatto un gruppo che di fatto ormai sembra essere quasi sbrindellato, no? Quello che è successo su Di Maria una settimana fa ne è la rappresentazione plastica. Oggi su Di Maria dice che la caviglia sta un po' meglio e dovrebbe giocare, quindi io poi non l'ho visto, ho letto solo le dichiarazioni come avete letto voi. E mi sembra di capire che ci sarà una formazione diversa rispetto alla precedente, quindi sarà la 101esima, no? Però se è vero che oggi, secondo me, Allegri oggi viene criticato anche dal punto di vista ideologico, cioè c'è un come se fosse quasi un processo politico, dopodiché a fine anno si tireranno le somme e si vedrà quello che
quelle che saranno, quello che sarà il futuro della Juve, perché poi lì le partite sono tante, la Champions, sì, no, il processo, sì, no, punti meno 15, meno 10, meno 8, manovre stipendi, quindi fin quando, fino a quando non sarà a fine stagione. Certo è che i segnali che arrivano in queste che arrivano dal mese di aprile non sono segnali che lasciano pensare a una riconferma di Allegri. Tu pensi che non resterà, Giuseppe? No, no, io allora io penso che alla fine che oggi sia lui il favorito. Dopodiché, quello che sta succedendo, un mese fa ne ero certo, oggi ne sono un po' meno certo. È vero che ci sono 2 anni di contratto, è vero che Calvo ha detto tu sei il migliore, tu, però lo deve dire, no? Sono dichiarazioni anche di circostanza, certo. Non può non dirlo prima di una partita. Dopodiché, a fine anno, secondo me, si siederanno attorno a un tavolo e stabiliranno cosa fare di comune accordo. Però ritengo anche, e lì ha ragione forse Zazzaroni, quando dice che senza Allegri forse quest'anno in questo contesto complicato forse non saremmo nemmeno noni, no? Qua Antonello, cioè io... Antonello non mi è parso d'accordo con Zazzaroni, che diceva... cioè nel senso che lui è stato un po' il parafulmine, no, quest'anno un po' quello fuori da campo senso. Sicuramente sì, sì, ma Zazzaroni però vive di simpatie, quindi non lo conosciamo, no? Cioè lui per esempio ha un'adorazione per Mancini, mo gli ha presa quella per Allegri, perché magari gli danno un'intervista, diventa mission a Fabio, lui si fa prendere gli amori. Adesso deve difendere Allegri a tutti i costi, ma Allegri quest'anno è indifendibile. Oltretutto i punti, il momento migliore della Juve l'ha fatto quando avevamo meno 15 punti. Però quella è una bravura sua, perché là non fa crollare l'ambiente. D'accordo, ma allora però è un pippone prima e dopo. Comunque ora ne parliamo io e te, Antonello. Giuseppe, grazie mille. Giuseppe Alberto Falci, Corriere della Sera. Ciao, grazie Giuseppe. Grazie a voi. Buon lavoro, buona allora, giornata. Anche sul Corriere della Sera, perché non fate una bella inchiesta su Calciopoli? Riviviamo Calciopoli. Ma Giuseppe no? fa la politica e già qua viene a criticare anche alcuni aspetti sul giornale. Meglio non vabbè, ma scusa Giuseppe, ci sarà quello a fianco a te che fa, si occupa di queste cose? Sono a Milano, io sono a Roma. No, scherzo, dai. Ci proviamo, dai. Facciamo una bella rubrica, no, che so, fatto. Che cura Zampini, settimanale, in cui ti mette un'intercettazione a settimana col commento. Anto, io non lo farei fare sul Corriere della Sera, immagino come lo farebbero la parte sportiva. Grazie Giuseppe Alberto Falci, non ti mettiamo più in difficoltà, grazie davvero per la tua partecipazione. Antonello, cosa ti ha fatto sobbalzare l'intervista di oggi di Allegri? Quando è che sei intervenuto dicendo non ci credo, che l'ha detto? Rileggi un po' un attimo e aspetta, cos'era? Era un punto in cui diceva cos'era, sull'atteggiamento di Bologna o sul fatto che eravamo in corso tutti gli obiettivi, quello diceva, ecco, in corso tutti, cioè, sembra una stagione meravigliosa che se proprio va bene terminerà proprio nella migliore ipotesi con un quarto posto e con l'Europa League, che non sarebbe male, lo dico prima. Però non ci si può dimenticare come abbiamo giocato sempre. Ma poi stiamo sempre a parlare di Allegri, veramente. Ormai no, infatti. Mi sono stufato pure io. Non ci si può dimenticare il Maccabi, il Monza, quello e quell'altro. Ma il come, non solo il risultato, il come. Senti, però, Antonello, diciamo, l'hai sentito De Laurentiis? Sì, Mori chiede gli scudetti indietro. Cioè, veramente questa gente è senza vergogna. Senza vergogna. Cioè, lui ha... sta vincendo uno scudetto grazie a una plusvalenza a umma Cosimè, che è uomo decisivo per lo scudetto, e viene a richiedere gli scudetti precedenti. Io veramente non c'è limite, capite? Non c'è limite quando tu finisci nel ventilatore di merda. Cioè, quando merda ne spara dal ventilatore, questo vuol dire? Sì. Diciamo il fango, no? Il più carino. Fango, vabbè. Il colore lo stesso, dai. È partito il ventilatore del fango e ci stanno quelli che si aggregano, no? È come, vi ricordate, è come quando c'era uno che, durante le risse, polizia, manifestanti, no? Uno cade per terra, io me lo ricordo una scena del genere, un poliziotto che questo non c'entrava niente, cade per terra per conto suo, non aveva fatto niente. Un poliziotto dalla manganellata, arrivò là in 10 e dalla manganellata lo stesso, che stava per terra. Tanto qualcosa avrà fatto.
Senti, Antonio. E viceversa, e viceversa, non è che sto criminalizzando la polizia, anzi, io sono super pro polizia. Ma io dico una cosa, sbaglia. Io dico una cosa, però, Antonio, dimmi se sei d'accordo. In questi casi noi parliamo molto spesso del vecchio tema, la Juve dovrebbe parlare, rispondere, ok, ed è un tema. Ma non ce n'è un altro ancora più a monte? Cioè, ma non ci sono delle istituzioni nel calcio italiano che se uno dice il mio è onesto, ma gli scudetti prima no, dovrebbero difendere e tutelare la loro onorabilità prima ancora che della Juve, no? Deferito, multa, squalificato. Ma subito parole dure ci dovrebbero essere oggi, parole dure del presidente della federazione, il tuo amico ministro, quello a dire ma come si permette di dire che i campionati precedenti non erano regolari, in base a cosa? Cioè io non ho capito, ho capito la Juve, ragazzi, diciamo tutti, ma non però, però diciamo adesso in questo momento siamo un po' in una terra di nessuno, però il presidente della Juve che dice ma come si permette De Laurentiis, se ha rimostranze faccio un esposto scritto, se no domani lo faccio io in federazione, perché deve essere deferito per frasi del genere. Sì, esatto. Ho visto che... Però sento un ritorno, hai fatto qualcosa, Anto, col telefono o qualcosa? Non so che è successo. Zero. Boh. E ho visto che Enrico Variale ha già difeso De Laurentiis, te l'aspettavi? No, beh, no, ma veramente? Allora, Anto, io credo che sia così. Qualcuno ci può dare conferma che davvero è stato... difeso, non lo so, io non sono sicuro perché sarebbe pure una posizione bizzarra, non ho idea, non lo so. Mike Fusco, lascia stare. No. Senti, ma come si fa ad andare su Telegram, che non lo so? No, devi scaricarti l'app di Telegram, poi ce ne parliamo magari in privato, ti scarichi l'app di Telegram intanto e a quel punto poi ti invitiamo noi nel gruppo Telegram nostro, siamo adesso invito mio 2000 nipote persone a casa perché abita al piano sotto. Sì, sì. Tu scarichi di Telegram andava, poi ti, quello dove andava a Chinè. Esatto. E allora, mi faccio fare questa cosa. Sì, ho visto che ha risposto al mio tweet, ma non è che ora possa rispondere, concedere la mia risposta tutte le volte. Allora, ragazzi, allora. Dice che dice Variale l'ha difeso, ma modificando la voce. Stupendo. Allora, noi siamo garantisti, no, Antonello? Noi siamo garantisti. Poi c'è chi è garantista a volte e giustizialista a volte, no? Come proprio il buon Variale, va bene. Poi altre cose, aspetta, cos'altro è successo? Ma è stato confermato l'inizio 20:45 di Napoli? Sì. E faranno il schermo. Quindi questa volta il prefetto di Napoli ha dato torto al Napoli. E non so se era il prefetto però di Napoli, perché... Il prefetto di Udine, scusami, di Udine. Infatti non so bene. Il prefetto di Udine si chiamava... finalmente quindi non tutti i prefetti nati a Napoli sono ultras del Napoli, abbiamo scoperto questo. Esatto. Comunque ragazzi, allora poi altre questioni, aspetta, seguite e apprezzate, ecco qua, qualcuno ha scritto all'onorevole, anche io lo ripeto, chi ha voglia ragazzi scriva, facciamo presente a chi difende la Juve, facciamo presente che noi apprezziamo, poi su quel discorso io speriamo di vederla presto. Il prefetto Udiniello. Che dire? Allora, però devo dire che i nostri utenti sono molto eccezionale. No, devo dire veramente abbiamo una community che è molto divertente, io vi faccio i complimenti. No, eccezionale. Allora, la tua sensazione è che rimane Allegri? Questa è una bella domanda, lo chiedono a me ma anche a te, Antonio. Lasciamo perdere gli auspici nostri, la tua sensazione qual è, Antonello? Lo chiedo. Guarda, a te, ti dico, una settimana fa ti avrei detto sì, certamente. Oggi qualche dubbio in più ce l'ho. Cioè, oggi dico 50-50. Prima avrei detto 90-10. Anch'io ho tanti dubbi, sapete? Io ho da un bel po' tanti dubbi. Cioè, secondo me si stanno rendendo conto che probabilmente non ha più neanche grande appeal sui giocatori e quindi che dovrebbero cambiare troppi giocatori che magari di cui... anzi alcuni dei quali invendibili, perché oggi diciamoci la verità, alcuni giocatori sono per stipendio alto e rapporto barra rendimento completamente invendibili, quindi o tu prendi un allenatore che in qualche modo faccia giocare meglio, lascia perdere il risultato, ma faccia ricominciare Vlahovic a segnare,
ricominciare Szczęsny a parare. Non so, beh, ha parato l'altro giorno, sì, però, Szczęsny ha parato, migliore in campo l'altro giorno. Però sì, per carità, però diciamo nell'ambito della stagione non è stato un grande portiere, diciamo. Poi bisogna far ricominciare Alessandro a essere Alessandro di 5 anni fa, 4 anni fa, non è così vecchio, ma anche Alessandro che abbiamo visto col Brasile, perché al mondiale non mi sembra che abbia giocato male, io lo vedevo, era, cioè, anche perché tutto il contorno era un contorno, poi è stato eliminato, per carità, però era un contorno da samba dove lui si trovava. Far ricominciare tutti questi giocatori a rendere per quello che valgono o che valevano, e allora alcuni di questi si possono vendere a gennaio o a giugno, ma anche a gennaio, dico, no? Perché magari il mercato di gennaio un paio te li puoi utilizzare. Dice Antonello: vuole Padre Pio. No, non voglio Padre Pio, ma ragazzi, voi ve li ricordate? Gli allenatori che con 2-3 innesti cambiavano la squadra e la squadra giocava in tutt'altra maniera, sì, cioè Lippi è stato l'esempio di cui abbiamo parlato, ma anche Conte, ma anche tanti altri, insomma, in altre. Tu che pensi, Massimo? Che percentuali dai Allegri? Sai che veramente anche io do come te, tu mi dirai appunto che non mi espongo, ma anche tu non sei esposto. Fatico un po' io a immaginare, se non vinciamo, come credo, l'Europa League, io penso che la Juve non la vincerà, io fatico a pensare che al terzo anno sarà fuori dalle... Cioè, certo, hai il contratto senza coppe, se Allegri ha voglia, è una soluzione anche semplice tenerlo. Però io non so neanche, tu dici, Antonello, che Allegri avrebbe voglia in una Juve in ricostruzione, senza coppe, mettiamo fosse così, secondo te anche lui ha lo stimolo di ripartire con una squadra magari più giovane, senza qualche big... Io non sono sicurissimo anche di questo, sai? Io non vedo la coppia Juve-Allegri. Diciamo. Scusami? Lui non è mai stato un amante dei giovani. Tra l'altro, il fatto di giocare solo la domenica sarebbe un grande vantaggio proprio per quel tipo di allenatore giochista, diciamo quel termine alla che lavora molto in settimana, diciamo, sugli schemi, insomma. Esatto, che lavora molto in settimana, sarebbe la situazione perfetta. Conte, cioè, dai, parliamoci chiaro, su Anto, la gente non lo vuole, ci no, siamo Conte, rotti. De Zerbi, Tudor, uno di questi tre a me va bene. Io mi tengo Tudor e Conte, se cambiamo. De Zerbi secondo me sarà bravissimo, ma secondo me in altre piazze lo sarà, e lo dico senza nessuna ironia né sminuirlo, ma sono proprio piazze. Allora, poi aspettate, vediamo un po' di anche messaggi. Perché qui siamo al punto che ho letto che vogliono prendere Giuntoli, non so mai come si dice. Giuntoli, credo, almeno e lui non vuole Giuntoli, vuole un altro amico suo. Poi ma secondo me io posso dire, io a questo non credo, quando ci raccontano un Allegri che decide pure chi fa il cuoco, chi fa il presidente, questa secondo me è una semplificazione giornalistica. Tu figurati se la Juve in questo momento, con una stagione non certo esaltante così, dà proprio carta bianca su tutto ad Allegri. Ora, in questi mesi è stato utile così, ora no, per l'anno prossimo, perché l'allenatore fa l'allenatore, ma se no di che stiamo parlando? Ma però lui ce l'ha questa ambizione a fare... Sì, ma la Juve non può permettere. No, a fare il Ferguson, capito? Ce l'ha questa ambizione lui, di spiegare calcio, secondo lui, no? Poi Klopp sarebbe il tuo preferito, Klopp? Beh, sì, decisamente sì, ma mi sembra impossibile, no? No, è impossibile, credo, te. Io te l'ho ripeto, uno di questi tre andrebbe bene. Conte, Sarri, scusa, Conte, De Zerbi e Tudor. Mel ti fa una domanda, ci fa analogie tra la parabola discendente di Cuadrado e quella dei Camoranesi? Sì, calcoliamo anche, ragazzi, Cuadrado ha 35 anni e sono 10 anni o 15 che fa lo stantuffo. Allora, secondo me Cuadrado non può più fare esterno basso, lo dico. Cioè Cuadrado può fare l'esterno di centrocampo in un centrocampo a 4, 3-4-3, o può fare l'esterno alto anche sempre in un tridente. Questo lo può fare, però non ha più la forza fisica, non ha più neanche la credibilità, tra virgolette, arbitrale. Cioè, oggi a Sandro e a Cuadrado non gli fischiano più un fallo, perché sanno che si buttano. Anche Sandro?
Anche Sandro l'hai visto sia con la Lazio che con... Sì, ma non ha questo storico, mi sembra, no? Beh, però uno che sempre esagera, no? Ce l'ha un po', secondo me, questo vizio. Gli arbitri lo sanno. Magari non è uno di quelli di cui si parla, ma... Ci può stare. Allora, fammi vedere altre domande. Giuseppe Carus dice può fare esterno basso ma non alto. No, non ha la forza fisica. No, secondo me Antonello, qualcuno pensa forse che possa fare basso restando basso o alto restando alto. Credo che questo voglia dire, come dire, non a tutta fascia in un 3-5. Ma basso restando basso, scusami, che cosa ci metto a fare? Quadrato? Ci metto di ciglio, è meglio. Comunque, a proposito del paragone con Camoranesi, non ricordo bene il finale di Camoranesi. Devo dire, Quadrato a 35 anni veramente sta facendo lo stantuffo da una vita. Ora permettiamogli anche un calo, se no sono magari sì alcuni atteggiamenti che non ci fanno impazzire, però questo non lo so. De Zerbi è come Sarri, non ha la pila e lo stile, ma è bravo, visto giocare. Lo ripeto, ma ci sono allenatori. Io quando ho detto Zeman l'altro giorno, non era per sminuire, Zeman a Foggia. Guardate che se chiedete di Zeman a Foggia, secondo me, credo, ve lo ricordo. Anche a Pescara, cioè non vuol dire. Magari invece De Zerbi io lo conosco poco, ovviamente. Ma non mi sembra, c'è quel gruppo di, come dire, di entourage che non mi sembra esattamente. Però ha una testa, per cui lui dice, a me mi è piaciuta molto la dichiarazione, dice, agli attaccanti non gli devi lanciare la palla tra i denti, gliela devi portare in maniera che possano rendere il massimo, cioè è una filosofia. Camoranesi camminava e si faceva buttare fuori, quello era il finale, ok, mi ricordo poco. Beh, dai, Quadrato no, non sta facendo questo, non sta camminando, secondo me, e si fa buttare fuori, ma ci tiene, mi sembra, no, io non sono d'accordo. Allora, se questo pensiamo di Camoranesi, non è questo di pensare. Secondo me Quadrato, Alessandro, Bonucci è meglio che vadano via. Quadrato tra gli applausi, beh, pure Bonucci tra gli applausi per me. Com'è stato il Bonucci juventino, Antonello? Bonucci juventino? Leggendario, bravo, medio, non ti è piaciuto? Eccezionale. Pure per me, eccezionale. Eccezionale, per me un difensore con quei piedi, per me è un attaccante aggiunto. Cioè io, ricordatevi per esempio il gol di Cardiff, lancio di Bonucci di 40 metri per, non mi ricordo chi c'era a sinistra, chi era, Sandro? Okay, non ricordo, sì, non mi ricordo anch'io adesso. E poi il gol rovesciato, cioè per me quello è uno dei più bei gol. Cioè noi la cosa pazzesca, noi Juventus abbiamo fatto il gol di tacco di Del Piero, quel gol lì che sono tra i due più bei gol della storia delle finali di Champions. Pure Ravanelli lo indovina dalla linea di fondo praticamente. Sì, anche quell'altro altro gol pazzesco, giocando, sperando nell'errore dell'avversario che si scontrassero i due, no? Cioè noi riusciamo a fare sempre delle cose bellissime, purtroppo inutili. Esatto, De Zerbi, e questo è il clima. Qualcuno, Ant Favara, mi chiede, che tra l'altro è un tecnico, credo, mi chiedeva perché De Zerbi no. Ripeto, mi dicono che quel gruppo di, a parte, ripeto, il modo di pensare, credo, un po' rigido, bello, bellissimo, un po' rigido, che alla Juve, quando hai Di Maria, Vlahovic, ora dico per dire, secondo me si sposa meno che rispetto ad altre realtà. Ma ripeto, è quello sempre contro la Superlega. Cioè, è un mondo, la Juve è una squadra brutta e cattiva. Questo è il mio pensiero. Lippi, qualcuno mi chiedeva, ci credevi? Io Lippi prima lo conoscevo poco, secondo nessuno mi diceva che fosse uno rigido o che dicesse il bello del calcio è solo fare più gol, la Superlega no, il calcio del popolo. Cioè io quello, anche Sarri, perché non ero favorevole? Perché arrivava uno che diceva il palazzo, il potere, questo non lo so. Ripeto, De Zerbi lo conosco poco, sono percezioni ovviamente che ho, ragazzi, ma io che ne so di De Zerbi, magari invece uno che è arrivato alla Juve sarebbe perfetto. Sì, anche questo dico al Brighton, poi molto bello il Brighton, ma non è che fosse diciottesimo ed ottavo, cioè arriverà a settimo invece di nono, ottavo, non lo so. Però ripeto, credo che sia molto bravo a costruire una squadra con determinati requisiti. Non lo so se la Juventus è adatto, ecco, questo è il mio pensiero. Poi Klopp sarebbe perfetto per la tradizione juventina, calcio offensivo ma di grande intensità e sacrificio collettivo. Ti convince? Se per questo posso dire una cosa, Klopp ha anche, se non, un calcio più bello di quello di Guardiola, perché è veloce. Più verticale, a me verticale. Piace il calcio veloce. Se devo dare proprio una preferenza tra due, diciamo, mostri sacri, certo. Anto Barzagli ci dice: a 95 è stato quel Barzagli grazie a Bonucci e Chiellini. Lo stesso vale per Chiellini e lo stesso vale per Bonucci. È come dire, tutti e tre sono stati anche per quello che avevano intorno. Sì, è vero. Con questo è un po' vero, anche se poi.
hanno giocato bene anche in due soli, eh? Non ci dimentichiamo che abbiamo vinto in europeo con Bonucci e Chiellini senza Barzagli, e non ci dimentichiamo che Mourinho, per dire, che non è proprio un grande stimatore della Juventus, ha detto che i due potrebbero insegnare all'università, parlando di Bonucci e Chiellini. Quindi no, non trovo che siano stati, diciamo che erano molto ben intercambiabili, tutti e tre molto forti. Tra i tre certamente il piede migliore ce l'aveva ovviamente Bonucci, l'atleticità migliore Chiellini, che aveva una forza negli stacchi aerei, cioè tutti gli attaccanti, io so che in privato dicono che il peggiore difensore da affrontare era Chiellini, compreso, lo dice anche Ibrahimovic, che credo che non gli abbia mai segnato un gol. Allora, Klopp sarebbe stupendo, anche il mio preferito sarebbe Klopp. Klopp rimangono in piedi in quattro, e vabbè, ci divertiamo un po'. De Zerbi arriva sesto con una rosa mediocre, ma io ripeto, De Zerbi secondo me è bravissimo, veramente, non confondete, e nessuno di quelli che pensano che la Juve debba stare dietro, queste cavolate qua, perché lo sapete quanto abbia amato la Juve di Lippi, di Conte, ma qualunque, a me non cambia niente questo. Ripeto, è un atteggiamento un po', qualcuno ha scritto da Santone, di stare sempre dalla parte dei buoni, non perché noi siamo veramente brutti e cattivi, era un modo di dire, però stare alla Juve veramente immedesimandosi vuol dire saper stare anche dalla parte dei cattivi, perché dopo un minuto De Zerbi arriva e il giorno dopo arrivano tre articoli contro De Zerbi. Sei pronto a questo? Cioè sei cattivo? Sei brutto? Un giorno non hai fatto restituire un pallone, un giorno... non lo so, questo è il mio dubbio. Comunque ragazzi, che sia bravissimo non ho nessun dubbio proprio De Zerbi, che magari farebbe bene, non lo so. Tecnica Bonucci, forza Chiellini, intelligenza Barzagli, ci sta. Luis Enrique ti piacerebbe? O troppo orizzontale, Antonello? Allora, noi di Roma abbiamo visto Luis Enrique alla Roma, no? Sì, sì. E l'ho visto allo stadio proprio, era un'ora così e poi lo bucavi quando volevi, però... Però, no, nel frattempo probabilmente certo. Si impara dagli errori, tranne qualcuno, diciamo, la maggior parte imparano dagli errori. Io... Tutto sommato... No... La sviolinata, risponde, non l'ha fatta Luis Enrique, la sviolinata l'ha fatta Garcia. Rispondo, no, certo, ha scritto... Luis Enrique, signore... No, no, ti dico, Luis Enrique come uomo mi sta molto simpatico. Quindi persona intanto affabile. Intanto vi dico, Galliani prima, credo, non so quando, ha confermato, qualche ora fa, ha confermato Palladino, ci siamo stretti la mano, resterà... Non abbiamo mai parlato di soldi, ma resterà un altro anno. Oddio, però ha detto, confido ragionevolmente che Palladino resti a Monza. Insomma, ho visto conferme più clamorose. No, vai pure, scusa Antonello, pensavo fosse una notizia. Quello della Roma, no, quello spagnolo, no, quelli di Antonello su Allegri, sono sensazioni o indiscrezioni? No, sono sensazioni. Sono sensazioni anche dovute alle ultime conferenze stampa, non solo sue, a tutta una serie di... Poi qualche informazione, diciamo, dagli entourage dei calciatori c'è stata, e vi dico con certezza che alcuni giocatori non sono per niente contenti dello staff atletico. Beh, pure noi devo dire... Che ha portato Allegri e che è legato a Allegri, quindi sarebbe... Non è una squadra difficile dire atletico, lo decidiamo noi... E lo imponiamo ad Allegri, perché Allegri sotto questo punto di vista non è uno che si fa mettere i piedi in testa, anche perché oggi c'è una società che non è fortissima ancora, e quindi lui secondo me ancora pensa di essere, diciamo, l'uomo più importante là dentro. Fanno altri due nomi Antonello. Uno, Paolo Sosa. Lo prendereste per un progetto senza coppe? Dice, certo, vorrei Klopp, ma bisogna essere realisti. E qualcun altro dice... Sai che non mi dispiace? Qualcuno dice, ha ragione Moggi anche stavolta. Aspetta, a parte Luis Enrique, l'umano sicuramente una grande persona. Thiago Motta. E Thiago Motta. Io ripeto una cosa su Bologna-Juve, perché Thiago Motta sta facendo una grande stagione e una partita non vuol dire nulla. Ha fatto un'ottima partita, poteva pure vincere, ma più perderla. Però ripeto, io la Juve che ha 5-6 occasioni in quel modo così... quasi dirette, proprio a 3 metri dalla porta, non la ricordo da 3 anni, quindi questo è un tema che è grave, eh? Esatto, però non ho idea se sia veramente una partita, perché anche giocatori molto meno qualitativi della Juve ovviamente, però io sono sempre attento quando vedo che ci danno a una squadra un po'
sterile, concedono 5-6 occasioni quasi a porta vuota. Il dubbio non lo so, mi viene, però ragazzi, Thiago Motta sta facendo un campionatone perfetto. Paolo Sosa lo prenderei ieri. Paolo Sosa ha fallito ovunque, da Firenze a Dortmund. Paolo Sosa si vince la Champions, è il nostro Bella Gutman, vabbè, ognuno la pensa diversamente. Lo staff atletico giusto sarebbe quello di Tudor, scuola. Secondo me Tudor, sai che è quello che ci unisce di più tutti in questo momento, Antonello, in un futuro. In un futuro Tudor ci sta unendo un po' tutti, forse non ci sei tanto. No, dico Tudor, mi sembra quello che ci unisca di più. Ti sto perdendo. No, purtroppo mi si sta frizzando. Vuoi che esco rientro? Ma prova al volo, dai, comunque andiamo un po' verso la chiusura, ma prova al volo questo. Ah no, ecco, no, adesso sento, ok. No, ti dicevo, mi sembra che Tudor sia quello che unisce di più per un misto di cose. Ex Juventino storico, è già stato da noi. Esatto, ex Juventino, sì. Ah, è già stato alla Juve con Pirlo. Sì. E Zidane non ti convince, Antonello? O non verrà mai, semplicemente? No, per venire, secondo me Zidane è uno... Tra l'altro, secondo me la storia d'amore tra Juve e Zidane si è interrotta, fatemelo dire, è stato un coitus interruptus, perché non doveva essere venduto. Quindi quel giocatore era per me la poesia del calcio, non aveva esaurito certamente il suo... così il suo periodo a Torino. Poi la moglie vuole andare via, dice oggi bisogna fare i soldi per fare questo e quell'altro, insomma. Quindi secondo me un ritorno di Zidane alla Juve, insomma, non credo che lui sia contrario, ecco. Pirlo in Turchia non sta facendo male, sta facendo la sua esperienza, ma secondo me Pirlo infatti doveva tenersi il suo Tudor vice allenatore, che era già allenatore di Serie A. Sarebbe stata una grande coppia da ogni punto di vista. Invece a tutto il suo staff, che non giudico ovviamente, però là c'è Tudor con te, che ha già allenato in Serie A bene, sfruttalo di più. Zidane costa troppo. Tudor invece a un certo punto l'hanno mandato via Tudor perché boh. Tudor non sa ancora gestire il gruppo. A Marsiglia 6 o 7 giocatori non fanno parte del progetto. E questo non lo so, non lo sto seguendo abbastanza, devo dirvi la verità. Allora, Vincenzo Italiano. Sì, un po' agitato, ma era agitato anche Conte, sì, che però è una storia bianconera. Gasperini non lo contate? Anto, il tuo pensiero su Gasperini qual è? No, invece ascolta, no, mi scrive un mio amico in privato che è un appassionato di calcio straniero, mi dice Paolo. Allora dice, il Siviglia è fortissimo, l'ho visto ieri sera, sarà una partita bellissima, non hanno fatto un tiro in porta. Però scusa, non è vera sta cosa, perché lo Siviglia ha perso 2-0 in casa col Girona, ma ha fatto tipo, ho letto, 20 tiri, occasioni ne ha create tante, ho letto, boh, non lo so, vedremo un po', però col Manchester l'ha distrutto, dillo al tuo amico il Manchester là. Grosso ci parlo, però ragazzi, io ripeto, io lo dico sempre, è una Juve non ancora fortissima, come dire, cioè, ecco, gli Achini, non esageriamo però, non mi prendere in giro ora. Non è ancora fortissima. Gasperini, che ti pare tu, Antonello? A me piace. Sì, abbassa la telecamera, ti vediamo solo gli occhiali, perché ti abbassa un po' la telecamera. Non riesco a capire come possa aver avuto un... Però ha avuto l'Inter, è andato male. Sì, però che Inter ha avuto? Cioè, era un Inter non proprio forte, diciamo, su. Era un Inter in dismissione, no? In dismissione. Sì, sì. Quindi secondo me una vera opportunità, poi l'opportunità deve essere almeno 2-3 anni, cioè nemmeno Conte all'Inter ha vinto il primo anno, cioè all'Inter è un ambiente infernale. Lo sappiamo, all'andata, cioè. Sì, Zinogre, all'andata è vero, lo Siviglia ha avuto molta fortuna, al ritorno insomma, dai. Però non l'ho vista tutta, quindi può darsi anche sia come dici tu. E poi ragazzi, il capitano, chi è il capitano? È Del Piero, Stefano? Puoi lanciare un secondo, un velocissimo, 2 minuti di sondaggio? Dimmi quale. Chi vorreste come vicepresidente della Juve, diciamo? Allora aspetta, cerco di arrivarci. Aspetta. Io so già come finirà, no, ma ragionate, cioè, bene. Beh, però ragionate, se metti Del Piero bene. È ovvio che vinca lui, giustamente. Cioè, Del Piero e Platini. Metto solo questi due nomi o vuoi che metta i vari... Marchisio, Chiellini, non lo so, metto solo Del Piero e Platini. Del Piero, Platini, no, metto solo Del Piero e Platini,
solo questi due, la tua suggestione è questa. Però aspetta, Platini verrebbe a fare il vicepresidente addirittura? Chi vorreste in dirigenza? Mettiamo così. Beh, a fare il vicepresidente esecutivo, va bene. Cioè, qua... Del Piero, Platini, secco. Aspetta. Due suggestioni, Platini, ma non hai notizie, vero Antonello? Del Piero, Platini, due minuti, chi vorresti in dirigenza? Votate, ragazzi, votate al dubbio di Antonellone. Non hai notizie, vero, su Platini? Non c'è nulla proprio, ma è impossibile. Qualcosa potrei avere. Sì, è davvero? Cioè, che a lui non dispiacerebbe. Se... Però è solo la fonte lui. Certo. Capito. Se mettiamo Platini, cancellano la Juve. Beh, ci sarebbe un grande senso di rivalsa per Platini, eh? Voi avete visto... Ma incredibile la storia di Platini, eh? Come l'hanno fatto fuori, messo in mezzo col nulla. Per un bonifico lecito, cioè il calcio è cambiato, sliding doors, e... Io... Grande sondaggio, ragazzi, eh? Si stanno spaccando, ci stiamo spaccando. Io trovo che sia veramente... Come hanno cambiato il calcio sia stato un atto criminale. Beh, pure in Italia un calciopoli non è stato il massimo, no? Come è cambiato il calcio. No, certo. Platini come Boniperti renderebbe la Juve super antipatica, peggio di ora. Bene, sarebbe un buon segnale. Allora... Bene. Anche perché antipatica quando vince. Appunto. Ragazzi, molto equilibrata. Sì, eh? Vince leggermente, stanno 52% a 48 su più di 300. 51 a 49, 52 a 48. Comunque vuol dire che siamo spaccati a metà, perché con Del Piero... Ma come, ragazzi, si fa a votare? Io sono anche utente, lo devi trovare nella tua dashboard, ora non so dirti dove sia. Come si fa? Annaggia, Giuda. Molto quelli. Troppe cose devo imparare. A chi forense dirigenza? Voto, ho trovato. A Platini. Ecco, voto Platini. Sta a 48% Platini. 48, mannaggia. È finita, 51 a 49 è finita, ragazzi. 51%, insomma, comunque 400 voti in due minuti, 51% del Piero. Calcolando che molti dei nostri utenti Platini non l'hanno mai visto giocare. Cioè, certo. Noi sappiamo che cos'era Platini. Cioè, arriva in Italia tre volte capocannoniere consecutivamente con mai, io ho uscito una frase meravigliosa, mai il termine punizione ha avuto un significato così letterale come quello, come quando c'era Platini. Trovate fantastica questa frase, cioè era proprio una punizione per la... cioè tu vedevi gli avversari che facevano oddio mio, oddio, punizione al limite della Juventus. Sì, era un sogno. Rockdev dice un bel rischio, dice Platini sarebbe deleterio per i rapporti con UEFA e FIFA, che sono buoni a oggi, no Antonello? Quindi rischieremmo, certo, Ma avete visto quella simpaticissima Cristallin che con la bandiera del Napoli che tifa Napoli, che meraviglia di gente che abbiamo noi che ci difende in televisione, eh? E in Rai la invitano, guarda caso. Poi Alex, più sul pezzo e come uomo immagine e uomo mercato. Cosa? No, Alex ci dice Celens invece è più sul pezzo e anche come uomo immagine, uomo mercato, è giusto Del Piero, dice. Mercato. Se fai lo Juventino pentito fai carriera in TV, questo è sicuro. È vero, è vero. Poi, Antonello, due parole sulla Superlega. Io ero strafavorevole, io mi sarei visto tutti gli anni. Mamma mia, che sogno. Juventus Bayern Monaco, Juventus Paris Saint Germain, Juventus, invece che stare a giocare con questi quattro scannagatti maledetti qui intorno che ci odiano e basta, non vedono l'ora di fare la partita con la Juve per fare il record incasso e fregarci i diritti televisivi, perché loro, ve lo ricordate la trattativa sui diritti televisivi? Ma tra l'altro ora mi sa che l'Inter prende più della Juve, mi sa, su DAZN.
non lo so, ma è per una strana cosa, mi sa, che è assurdo tutto questo. Sì, perché ha vinto di più ultimamente, non so. No, qualcosa. Antonello, ti chiedo un commento. Il prefetto Marchesiello di Udine ha detto: aspetto da 33 anni questa possibilità e questa soddisfazione. Vorrei un commento di Angelini, però ha scelto Marchesiello, Guarignella, Usanturiello, Daiello, Aniello. No, il nostro amico Daiello, Carlo Daiello, grande tifoso del Napoli. Allora, Aspetta, tu lo sai che io ho visto a casa mia all'Argentario il famoso Inter Juventus, quello 2-3 col gol di Wayne, con lui, no? E lui ancora, ancora mi dice: ah, me lo ricordo io tutti gli improperi che mi ha mandato Allegri durante quella che la partita. Bruttissima quella partita, orrenda, è la Juve. Fino in 11 contro 10 ci facevamo rimontare, però è vero pure che c'è il rigore su Matuidi. Allora, Giulio Lazza, chiedi ad Antonello come mai questa sparata su Platini. Grazie. Antoniella, anche Antoniella. Anche io sono un napoletano travestito. Giulio, come mai questa sparata su Platini, ti chiede Giulio? Ma no, perché secondo me tra le figure del calcio, lui in un calcio, come dire, in un mondo ideale, in un calcio ideale, lui sarebbe la persona perfetta. Conosce i meccanismi UEFA, grande calciatore, grande rappresentatività. Uomo pulito, e l'abbiamo appurato anche dopo post indagini, quindi è stato vivisezionato, passato al setaccio, messo contro luce la radiografia, l'ecografia, l'ATAC gli hanno fatto, e poi dopo ottimo comunicatore e nemico degli amici di Ceferin, cioè proprio quelli che stanno truccando il calcio con l'operazione Neymar, con i soldi della sponsorizzazione che vanno contro a qualunque, diciamo, equilibrio, no? Adesso noi, è vero che poi alla fine non vincono mai niente questi, almeno la Champions non la vincono né per adesso il PSG né il Manchester City, però è vero pure che c'è uno squilibrio pazzesco. Adesso quest'anno può essere che vinca il Manchester City, speriamo. Allora, vi volete per caso abbassare? No, ragazzi, dai, sul libro, quello quando ci sarà, di Pistocchi e Zilen, ce l'ha chiesto anche l'amico Steve Walker. No, ragazzi, da mai pubblicizzare. Hai visto Massimo che gira di nuovo per tutte le chat il pezzo nostro con Pistocchi a Radio Radio? No, non me lo ricordo. Me l'hanno mandato due o tre volte, sì. Ah, non l'ho visto. Allora, che tempo fa a Roma Nord? Sta diluviando, ora leggermente meglio, ma una giornata infernale. Sì, brutto proprio. Zampiniello e Angeliniello, nuovo format. Platiniello. Perché parlate di Platiniello? Antonello. Comunque è andato per la maggiore la clip sulla faccenda di tu che mi prendi per il culo. Sulla cravatta. O quell'altra. No, tutte e due sono andate bene. Quella in cui tu mi prendi per il coso il maglione viola che dice la Fiorentina, io ho sfoderato, che non mi dirai che è della Juve, era merchandising ufficiale Juve, e quell'altra dove tu fai, Maifredi l'hanno tradito i giocatori, Sarri, Allegri maledetto, questi Angelini. Allora, Zampiniello, mi dicono che è pronto per Juve-Roma finale di Europa League, è un incubo, Juve-Roma finale di Europa League, è un incubo. È un incubo o no, Anto? Juve-Roma finale di Europa League? Sì. Cioè, non è meglio Roma-Siviglia che Juve-Roma? Questa è una domanda forte, eh? Questa è una... No, meglio Juve-Roma. Oddio. Vabbè, io mi trasferisco all'Argentario fino a ottobre, dai. In caso di sconfitta, in caso di vittoria, cioè, no, metto sulla barca Vessilli e Stendardi con la Coppa UEFA, capito? Poi abbiamo mezza speranza col Siviglia, vedremo. Difficile pure, anche perché sai che l'Argentario è pieno di romanisti, una cosa infernale. L'hanno tutti i romani, sono. No, ma una cosa, ma poi non è che sono romani, cioè il romanista, ripeto, se vince lo scudetto la Juve, nessuno tranne me mette la bandiera della Juve sulla barca, quelli la mettono tutti, capito? Quindi è il discorso da cui hai cominciato oggi, è il discorso, esatto, iniziale che hai fatto. Noi siamo normali, cioè no, ci sarà un regista juventino o un produttore juventino. Giulio Base, esempio molto carino, non ha mai fatto
ma non ha mai fatto è venuto anche da noi, non rinega nulla, ma non fa ogni giorno la magica Juventus, ci hanno derubato. No, invece per dire Vanzina, sì. Che sono amici, io quello che è ancora vivo, Enrico, lo conosco molto bene, però con lui non puoi parlare della Roma, cioè, oppure Vanzina, ma come tanti, o come come si chiama, i Melidoni, Ricky Memphis, quelli, se dentro al film non ci buttano la Roma, non sono contenti. Ma anche capito? Pietro Sermonti, che è un super tifoso, è tipo noi, non è una cosa. Non è solo super tifoso, è pure famiglia. Cioè, lui è il figlio di no, è figlio di Vittorio Sermonti, grandissimo. È il cugino della, insomma, è il figlio di Samaritana Rattazzi, che io conosco molto bene. Allora, aspetta. Quindi, che è la figlia di Susanna Agnelli. Comunque, la nipote di Susanna Agnelli, sì, eccetera, eccetera. Le persone di spettacolo non si espongono. Massimiliano Bruno fa marchette alla Roma, non lo so, ragazzi, non ve lo so dire. Allora, non so. Come mai la juventinità di Linus non vi convince? Non ne so nulla. Beh, perché su Calciopoli fu tragico, mi ricordo, no? Sì, diciamo è considerato uno juventino che piace, no? Anche noi juventini, e qua abbiamo i duri e puri nella nostra chat community. Che non voglio... Poi, no, vabbè, Arlecchine, ragazzi... non te lo posso raccontare l'aneddoto su Valentina Pace, se no poi mi prendete per il culo per tutta la vita. Beh, così li stai tentando, eh? Lo so, ma non si può. Ok, allora non... Però se volete vi racconto un aneddoto su Zampini. No, grazie, anzi, siamo per salutarci. C'è stato il matrimonio di Andrea Agnelli e noi gli facciamo gli auguri. E poi, vabbè, ragazzi, Mughini... Testimone di nozze, il tuo amico albanese. Ah sì, è testimone, era, non lo sapevo questo. Sì. Facciamo... Ok, poi Bruno Juventino, ma nei film mette in mezzo alla Roma, ho capito, vabbè ragazzi, ma funziona così, anche perché ripeto, noi non siamo un popolo, tutto sport sta difendendo la Juve, e non è che crescano le copie, questo siamo noi, mentre le radio romaniste hanno 200.000 sponsor, 400.000 cose, ma c'è qua qualcuno di voi che ha detto, io ho questa impresa, vado a Juventus, faccio quello, faccio quell'altro, no, giusto Antonello ha rimediato 5-6 noleggi, grazie a questo, al popolo juventino. No, però aspetta, io trovai anche gli sponsor per la trasmissione La Juve sempre a Juve. Sì, ma tu li trovi però in modo personale, anche se l'avessimo fatta sì, certo, la politica, certo. Cioè non era sulla Juve quel tema. Vabbè. Ragazzi, dai, andiamo, cominciamo a salutiamoci Antonello, intanto fatemi ringraziare l'onorevole Sandro Gozzi, ero parlamentare, è stato qui la prima ora, ripescatevelo, abbiamo parlato un po' di tutto. Ringrazio Antonello Angelini che è intervenuto dopo e ci ha tenuto compagnia per commentare Allegri, la società e tutto il resto. Ringrazio Gianluca Garro che ci ha aiutato a contattare e ci ha portato Sandro Gozzi. Grazie ad Alessandro Tabaglione. Scusa una cosa. Massimo Venier si espone. Esatto. Dimmi. Ma Cirilli è juventino? Sì, un grande, cioè molto tifoso juventino, non so dirti però. Cirilli, Gabriele si chiama, no? Gabriele Cirilli, sì. Allora, lui era, non so se lo ancora, in procura, insomma, rappresentato da un'agenzia della quale io ho una quota, quindi posso chiedergli se viene una volta Juventus. Poi, sarebbe simpatico, sì. Ragazzi, grazie mille. Antonello, grazie. Tu so domani che ti sei già candidato per fare match, post-match, fare l'inferno domani, giusto? Sì, post-match sarò... Dopo la grande vittoria 4-0 con il Juve Lecce. E se finisce 0-2 che fai, l'inferno? Beh. Ragazzi, un saluto a tutti. Stasera, vi ricordo, ci sono Super Tramp Virginia in seconda serata. Ciao a tutti, domani ci vediamo, come sempre, soliti orari, solito tutto. Ciao a tutti, forza Juve, ciao Antonello. Ciao Ciriaco. Ciao Antonio Angeliniello, ciao a tutti.